Ladies and gentlemen, good afternoon. I was told to speak at about 3 o'clock in the afternoon, so I prepared a written text, which is really better for sleeping. And I use Italian language because also Italian is better for sleeping than English. So thank you very much. La mia chiacchierata avvertirà in tema di tutela del risparmio. Un'introduzione di carattere generale, sicuramente poi il seguito dei lavori sarà molto più mirato alle tecniche che consentono una maggiore tutela del risparmio e un maggior vantaggio dall'investimento di ciascuno. Io mi limito a fare delle considerazioni, diciamo, di carattere più ampio, iniziando, bene o male siamo in Italia, dall'articolo 47 della Costituzione che, come noto, recita: la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme. Occorre quindi domandarsi in che modo il precetto costituzionale possa essere realizzato effettivamente oggi nelle difficili condizioni in cui viviamo. Innanzitutto va ricordato che il risparmio costituisce l'elemento essenziale per lo sviluppo economico. Senza risparmio e dunque senza accumulazione non è possibile realizzare gli investimenti necessari a consentire un maggiore consumo futuro e in sostanza ad avere fiducia nel domani. Questo certamente vale per gli individui, ma a maggior ragione vale anche per le organizzazioni pubbliche. E questo tanto più in circostanze che manifestano in tutta evidenza, come accade oggi, che l'insufficienza del risparmio presente è in grado di pregiudicare seriamente il tenore di vita delle generazioni future. Non è certamente una novità constatare che viviamo, da noi ma anche nel resto d'Europa, in un mondo nel quale non solo la mutata realtà demografica, ma anche le scelte economiche delle passate generazioni hanno fatto sì che sul livello di benessere dei giovani si addensassero nere nubi. È una responsabilità troppo grave, almeno per la mia generazione, per poter essere accettata a cuor leggero. Occorre pertanto adottare tutte le decisioni necessarie nell'economia e nella finanza, anche nella finanza pubblica e forse soprattutto in questa, per invertire al più presto questo rischioso trend. Se questo è il quadro di riferimento, ne consegue che occorre dare all'articolo 47 della Costituzione una lettura dinamica e non solo di mera tutela dell'esistente. In sostanza, il risparmio va certamente salvaguardato con regole rigorose, controlli accurati e sanzioni esemplari, ma va anche e soprattutto promosso con l'adozione di politiche economiche che consentano di disporre di condizioni di partenza favorevoli. Da un lato, infatti, è necessario garantire la stabilità del sistema economico e finanziario, mitigando i rischi derivanti dalle eccessive fluttuazioni dei mercati, e dall'altro è essenziale favorire lo sviluppo di un'economia dinamica che porti a una costante crescita del prodotto nazionale. Il presupposto base di qualsiasi tutela del risparmiatore è infatti la possibilità concreta che il risparmio possa liberamente formarsi. Il modello economico prevalente nell'Europa continentale ha mostrato la propria inadeguatezza nel garantire una crescita sostenibile di lungo periodo. La crisi finanziaria degli ultimi anni ha poi reso ancora più evidente le criticità derivanti dalla progressiva formazione di profondi squilibri nell'economia, sia nel settore pubblico sia in quello privato. L'attuale assetto economico dei paesi sviluppati è il risultato di istituzioni e regole che hanno spesso mancato l'obiettivo di creare condizioni di sviluppo, determinando in troppi casi una vera e propria distruzione di ricchezza. Nel corso del mio intervento mi dedicherò a questi temi nella consapevolezza che la crisi che stiamo attraversando ha radici profonde e che sarà possibile uscire dalla situazione attuale solo riformando alle fondamenta il nostro sistema economico e sociale. A partire dalla metà degli anni Sessanta si è andato progressivamente affermando in Europa continentale un modello economico e sociale basato su una forte presenza dello Stato nell'economia. Anche al fine di superare precedenti fenomeni di tensione sociale che avevano caratterizzato il decennio antecedente, si ritenne che lo Stato potesse utilmente farsi imprenditore in molteplici settori della vita economica e che ciò fosse valido anche per settori non caratterizzati da fallimenti del mercato che sconsigliassero un totale affidamento alla mano invisibile.
Lo Stato sembra in grado di rafforzare la propria presenza anche nella fornitura di servizi sanitari, scolastici e assicurativi nei confronti di gruppi cittadini, la nascita del cosiddetto welfare state, coprendone il costo attraverso il ricorso alla fiscalità generale. Contestualmente iniziarono a venir meno molte forme di concorrenza e di incentivo all'iniziativa privata e il nuovo disegno finì per rendere in prospettiva più statico il tessuto economico. Gli anni di boom economico della ricostruzione postbellica da un lato e la fortunata fase demografica dall'altro consentirono così di procedere nella direzione di un maggior intervento pubblico nell'economia senza doversi troppo preoccupare dei riflessi che tale scelta avrebbero potuto provocare in seguito sulla spesa. Quando, oltre un decennio dopo, apparve chiaro che i rilevanti costi causati dalla crescita dello Stato sociale non sarebbero stati sostenibili nel medio termine, si pensò in prima istanza di farvi fronte incrementando lo stock di debito pubblico. Si decise, in altri termini, di imputarne l'onere alle generazioni successive. In seguito, a partire dagli anni 90, furono molteplici tentativi di aggiustamento volti a ridurre il costo della mano pubblica a parità di servizi erogati. Ma l'impianto di fondo del sistema di welfare pubblico e centralizzato rimase sostanzialmente intatto. Un modello basato sulla forte presenza dello Stato nell'economia, nella veste di fornitore di servizi finanziati tramite ricorso alla fiscalità generale, pone seri problemi di efficienza. Da un lato, infatti, quello che si suole chiamare fiscal churning provoca ingenti costi amministrativi, dall'altro favorisce dissipazione di risorse da parte dei fruitori di servizi pubblici perché essi non sono in grado di valutarne il costo effettivo e non ne percepiscono l'onere a proprio carico. I massicci costi di intermediazione assorbiti dall'amministrazione pubblica poi per l'erogazione di servizi e lo sperpero di risorse derivanti dai consumi apparentemente a titolo gratuito non sono più sostenibili in una fase come quella che stiamo attraversando. Di conseguenza è necessario assicurare che il livello di reddito e di spesa pubblica siano in qualche modo resi compatibili, pareggino. Non a caso il principio cardine da tutti invocato come risolutore del problema è che non senza ragione è stato assunto nella recente riforma costituzionale dell'articolo 81. L'articolo 81, come si ricorderà, è quello che riguarda i bilanci dello Stato e la cosiddetta copertura finanziaria delle leggi di spesa. Il principio cardine è quello dell'equilibrio del bilancio. Infatti solo un bilancio in pareggio può assicurare il ritorno a una dinamica di crescita economica e alla mobilità sociale. Questo obiettivo non si può realizzare semplicemente inseguendo la spesa con la tassazione, ma va perseguito anche tramite una consistente riduzione della spesa corrente. È un principio d'altronde che è anche quello che ogni famiglia ha nella sua vita. Noi non cerchiamo di sommare le spese di casa e poi trovare un reddito o un lavoro che ci dia un reddito adeguato, ma calibriamo le spese sulla base del reddito di cui disponiamo. Cioè è un principio tutto sommato di buonsenso. E dicevo che questo principio in qualche modo deve tener conto anche del disposto dell'articolo 53 della Costituzione, che in una lettura, come dire, un po' più moderna di quella classica, stabilisce il principio della capacità contributiva, principio per il quale al contribuente non può essere richiesto più di quanto egli non sia in grado di pagare. In sostanza, meno spesa pubblica oggi significa più possibilità di crescita domani e di conseguenza maggiore tutela delle future generazioni. La storia dell'Italia repubblicana insegna come il modello affermatosi nell'Europa continentale, che costituì il cardine della ricostruzione postbellica, sia stato gradualmente abbandonato dopo gli anni del boom. L'Italia del dopoguerra era un paese che lavorava alacremente alla propria ricostruzione. L'iniziativa privata, forte e diffusa, consentì di trasformare rapidamente un'economia sostanzialmente agricola in un paese a vocazione industriale. Anche grazie a una congiuntura internazionale favorevole, notevoli furono le iniziative imprenditoriali che ebbero successo in settori ad alta innovazione tecnologica come la meccanica, la chimica e l'energia. Fino ai primi anni 60 anche il mercato finanziario ne risentì positivamente, senza tuttavia riuscire a compiere un vero salto di qualità né per quanto attiene alla numerosità delle imprese quotate né per la capacità di rappresentare i settori più innovativi del tessuto produttivo.
In questo quadro gli assetti proprietari mostravano un forte livello di concentrazione con una netta prevalenza del controllo familiare, che poi resterà una caratteristica nel bene e nel male del nostro sistema produttivo. A partire dalla metà degli anni 60 e per oltre un decennio, proprio quando il processo di catching up andava allontanandosi, si rafforzarono le organizzazioni sindacali e le tutele del lavoro, crebbero i salari e si compressero inevitabilmente i profitti, il che ovviamente è un bene, ma poi dopo vedremo che effetti ha avuto. Gli indici di prezzo e di rendimento delle azioni ne subirono rapidamente le conseguenze. In parallelo lo Stato continuò ad ampliare sensibilmente il proprio ruolo nell'economia, da un lato muovendo verso forme di programmazione economica e controlli amministrativi sui flussi finanziari, dall'altro facendosi sempre più spesso esso stesso imprenditore. Tutti ricordano la storia delle imprese pubbliche, dell'IRI e quant'altro. Della Cassa del Mezzogiorno, che adesso alcuni rimpiangono, forse non a torto, ma che comunque significava una grossa presa della mano pubblica sul sistema economico. In particolare, il processo di nazionalizzazione dell'industria elettrica, che sotto questo profilo si può ritenere una scriminante anche sotto l'aspetto temporale, che allora era una sorta di tempio del capitalismo privato, provocò a cascata una serie di ripercussioni negli assetti proprietari di controllo di alcune tra le principali società quotate. Questa operazione mise in luce per la prima volta il frequente rischio di estrazione di valore ai danni degli azionisti di minoranza e la necessità di una loro tutela, finendo per minare la credibilità del mercato di borsa e la fiducia degli investitori. Questa è l'estrazione del valore a danno degli azionisti di minoranza, direi che è una costante nella nostra storia economica o perlomeno nella nostra storia della finanza. Negli anni Ottanta, che pure contrassegnarono una nuova fase positiva per l'economia italiana e per il mercato borsistico, sia in termini di rendimenti sia in termini di numero di quotazioni, il modello di crescita e di sviluppo estrattivo andò ulteriormente consolidandosi. Forme di controllo piramidali e altri meccanismi di separazione tra proprietà e controllo consentirono il proliferare di un capitalismo senza capitali, basato su intrecci fra gruppi di potere, mentre andava formandosi un sistema di regole di vigilanza fino allora quasi assenti. Ma gli usi del passato tardarono a venir meno e alcune delle operazioni straordinarie effettuate in quegli anni rimasero impresse nella memoria dei nostri risparmiatori, caratterizzando in modo profondamente negativo il capitalismo all'italiana, che era costruito con una serie di scatole cinesi che consentivano di brindare gli assetti proprietari e venivano definiti assetti proprietari come un salotto buono nel quale alcuni potevano entrare, altri restavano esclusi e solo chi era dentro poteva fruire dei vantaggi di questo tipo di assetto, cosa che peraltro riguarda tutti i tipi di società esclusive e non inclusive. Le privatizzazioni degli anni 90 contribuirono poi ad aprire almeno in parte il mercato e incentivarono in qualche misura il ritorno in borsa dei piccoli risparmiatori. Ma le forti emissioni di debito pubblico continuarono a determinare un rischio di spiazzamento sugli investimenti privati, effetto che si sarebbe definitivamente attenuato soltanto un decennio più tardi con l'ingresso nella moneta unica. Sostanzialmente negli anni 90, anni 80 e anni 90, con le privatizzazioni si apre un mercato che fino allora era sconosciuto al piccolo imprenditore. I piccoli imprenditori iniziano ad acquistare azioni delle imprese statali privatizzate perché sostanzialmente vedono in queste anche un certo grado di sicurezza, per certi versi assimilabile a quello dell'acquisto dei titoli di debito pubblico. Contemporaneamente però, con l'esplosione del debito pubblico, c'è la necessità di finanziare lo Stato e quindi c'è una sorta di concorrenza tra debito pubblico e equity privata. Ovviamente poi questa si è visto nell'ultimo periodo, si va deteriorando e aumenta la fetta di debito pubblico. Il numero di società quotate in Italia, e il risultato è questo, è scarso rispetto a quello che sarebbe il numero potenziale, sostanzialmente in ragione della limitata presenza delle imprese di piccola dimensione e media dimensione che dominano invece il tessuto produttivo. Anche per questo motivo il mercato immobiliare rappresenta una quota molto ristretta dell'economia reale. Le quotate producono l'8% del PIL, determinano il 21% del fatturato e impiegano solo il 7% degli occupati. Quindi, mentre nei paesi avanzati la parte delle quotate è la parte più ampia del mercato, da noi tutto sommato è una fetta ristretta, anche la capitalizzazione di borsa è assai modesta.
Nonostante il primato assoluto nel nostro paese del settore manifatturiero, anche questo è un dato interessante, la composizione della borsa italiana risulta fortemente sbilanciata verso il settore finanziario. I settori più sottorappresentati sono il commerciale, l'alimentare e il tessile. Questo vuol dire che settori che ci contraddistinguono sotto profilo soprattutto le esportazioni non sono sufficientemente rappresentate nei mercati capitali e quindi sono sottocapitalizzate e quindi hanno difficoltà di espansione, mentre è più rappresentato il settore finanziario, che come tale è più legato agli andamenti generali della finanza pubblica e quindi risente di più degli shock nei periodi di shock. La struttura settoriale dell'intera economia italiana non è particolarmente diversa però da quella di Francia e Germania, e questo fatto non aiuta a spiegare quella differenza di cui abbiamo parlato prima. È possibile che la responsabilità sia da attribuire a una combinazione di fattori, tra i quali le limitate dimensioni delle imprese, il largo ricorso al finanziamento bancario, che in periodo normale è una fonte di risorse sostanzialmente stabile, però è inadatta per natura a finanziare gli investimenti più rischiosi, quelli in cui serve un certo coraggio, e soprattutto poi in periodi di difficoltà economica si dimostra essere sostanzialmente negativo. Tra l'altro, nelle nostre imprese sono caratterizzate da una scarsa propensione all'apertura del capitale e alla trasparenza informativa, anche perché molto spesso sono ancora guidate dall'anziano fondatore che ha un modello culturale leggermente diverso da quello che sarebbe necessario in un sistema aperto di concorrenza internazionale. Quindi noi abbiamo un problema strutturale che tutto sommato condiziona e limita l'espansione delle imprese e il contributo delle imprese alla crescita del paese rispetto a quello che sarebbe possibile da un punto di vista potenziale per la capacità produttiva e la struttura delle imprese stesse. Ciò malgrado il fatto che spesso le imprese quotate possono crescere di più, dare maggiore occupazione, investire di più in ricerca e sviluppo, essere dotate di strutture finanziarie più equilibrate e più votate a realizzare fusione e acquisizione, essere più trasparenti, quindi anche più aggressive e aggressive nel mercato. E questo a fronte del fatto che negli anni recenti l'Italia ha subito una forte perdita di competitività rispetto ai principali partner europei. Se non altro, tra il 2000 e il 2011 il costo del lavoro per unità di prodotto è aumentato del 37% da noi, del 25% in Francia e solo del 5% in Germania. Sono differenze che riflettono soprattutto i diversi andamenti della produttività del lavoro. Secondo gli ultimi dati OCSE, tra il 2000 e il 2011 la produttività è aumentata dell'8% in Germania e del 7% in Francia, mentre è diminuita dal 4% in Italia, il che ovviamente pone dei problemi sotto profilo dell'economia in generale. Più che in passato, la carenza di imprese grandi e medie ha oggi un impatto particolarmente negativo sulla capacità competitiva dell'economia italiana. La dimensione media delle imprese italiane rimane ridotta nel confronto internazionale. Nel 2009 le aziende italiane avevano in media 4 addetti, quindi poco più di una famiglia, contro le 12 in Germania e le 6 in Francia. È bene ricordare che storicamente le piccole imprese hanno guidato la crescita economica italiana anche grazie alla loro elevata flessibilità produttiva. È altresì vero che a partire dagli anni 90 le piccole imprese, che sono mediamente più statiche e che presentano una più ridotta attività di ricerca, sviluppo e innovazione, hanno incontrato rilevanti difficoltà nell'affrontare le sfide poste dalla recente integrazione internazionale dei processi produttivi, dall'accesso ai mercati internazionali delle economie emergenti a basso costo del lavoro, dalla rapida diffusione delle tecnologie dell'informazione e dall'impossibilità di recuperare competitività attraverso le svalutazioni del cambio dopo l'introduzione dell'euro. È chiaro che le imprese piccole sono elastiche, diciamo, in una realtà piccola, quando la realtà si ingrandisce non hanno i mezzi sufficienti per affrontare i mercati, soprattutto i mercati emergenti dell'est. Tra l'altro è noto che l'attività hanno poche risorse, quindi possono dedicarsi poco all'innovazione, e l'Italia ha un'attività innovativa relativamente modesta. La quota di imprese con un'attività innovativa ovviamente è maggiore per le imprese grandi, sale
dal 37% delle aziende con fino a 50 addetti, al 58% con quelle fino a 250, 74% per quelle più grandi. Quindi più l'impresa è grande, più ha capacità innovativa, e questo ovviamente è una chiave del successo. E i risultati si vedono, infatti non a caso le esportazioni italiane verso la Cina rappresentano oggi solo il 2,7% del totale delle esportazioni, contro il 3,2% della Francia e circa il 6% della Germania. La difficoltà di esportare verso le dinamiche, verso le economie più dinamiche e quelle emergenti, ha contribuito alla riduzione della quota del mercato dell'Italia sull'export mondiale, che è passato dal 3,8% del 2009 al 2,9% del 2011. Nello stesso periodo la quota della Francia è passata dal 4,7% al 3,2%, mentre quella della Germania è rimasta sostanzialmente invariata all'8%. Ovviamente questo si spiega anche col fatto però che altri paesi sono entrati nel circuito internazionale e, come logico, hanno rosicchiato una fetta delle transazioni internazionali, come logico, come anche ragionevole. L'Italia è inoltre agli ultimi posti tra i paesi avanzati per quanto riguarda la facilità di fare imprese, questo è un punto dolente. Nel rapporto della Banca Mondiale del 2012 l'Italia ha subito un ulteriore declassamento rispetto all'anno precedente, collocandosi all'87° posto, ben al di sotto della Germania 19° e la Francia 29°. Se in Italia in media occorrono 258 giorni per ottenere un permesso per costruire, in Germania e in Francia ne bastano rispettivamente 97 e 184. Il tempo necessario per adempiere ai vari obblighi fiscali e contributivi in Italia è in media 200, quindi una media generale, 285 ore contro le 221 in Germania e 132 in Francia, il che ovviamente significa fattori competitivi negativi che influenzano la possibilità di sviluppo economico. I tentativi di riforma in atto non possono prescindere da un mutamento di prospettiva. Si tratta di ripensare radicalmente il perimetro di intervento dello Stato nei servizi sociali e più in generale in tutta l'economia. Per quanto attiene al welfare, la scarsità di risorse pubbliche, oggi drammaticamente evidente, impone la necessità di un approccio dal basso che non precluda la strada a fornitori privati e che faccia leva il più possibile sulle esperienze già maturate nel terzo settore, insomma un po' più di autonomia privata. Per quanto attiene invece all'offerta di servizi di pubblica utilità, occorre completare il passaggio dallo Stato produttore al cosiddetto Stato regolatore, cioè uno Stato che si occupi di fissare regole del gioco chiare e stabili, demandando ai privati, posti in libera concorrenza tra loro, l'esercizio dell'attività economica anche nei settori affetti da fallimenti di mercato. Inoltre, misure volte a favorire la crescita dimensionale delle imprese e a sostenere l'attività di ricerca e sviluppo sarebbero quantomeno auspicabili, così come occorre rimuovere tutti i vincoli legislativi che scoraggiano la crescita dimensionale. Basti pensare a tutte le soglie implicite o esplicite che esistono, per esempio, in materia di lavoro. Ovviamente tutto questo deve essere attuato in tempi compatibilmente rapidi, perché l'economia ha subito un'accelerazione negli ultimi anni che non era neanche pensabile solo 20 anni fa. In sostanza si tratta di regole che concernono sia la finanza pubblica sia il mercato, e le regole sono importanti perché possono determinare un inaridimento o viceversa un accrescimento delle risorse dei privati che è possibile destinare allo sviluppo. Possono inoltre aprire il mercato a nuovi soggetti portatori di linfa vitale oppure possono escluderli. Una dimostrazione storica di questo fenomeno si può rintracciare nell'episodio della cosiddetta serrata deciso dal Maggior Consiglio di Venezia nel 1297. Limitando l'ingresso agli uomini nuovi nel seno del Maggior Consiglio e sbarrando la porta alla nascita di nuovi imprenditori, la decisione del Maggior Consiglio, come hanno rilevato Acklemogu e Robinson in un libro del 2012, ha fatto sì che Venezia, dalla città più prospera del Medioevo che era allora, è diventato lo splendido museo che è oggi. Un museo, ma ahimè, poco oltre. Un mercato aperto è dunque condizione essenziale, cioè un mercato in cui nuovi soggetti possano entrare e chi non è più in grado ovviamente esca, è una condizione essenziale per lo sviluppo. Funzione delle istituzioni è pertanto non solo adottare regole, ma anche evitare che esse si trasformino in barriera all'ingresso, facilitando la concorrenza, e allora solo così ognuno è stimolato a dare il meglio di sé, a proporre innovazioni, a partecipare alla competizione, in sostanza a contribuire al benessere generale. Limitare l'accesso, come ahimè spesso avviene da noi,
Limitare l'accesso al mercato significa in qualche modo limitare anche i diritti di libertà di ciascuno. I diritti di libertà che costituiscono, come ci ha insegnato la Magna Carta Libertatum, il cardine della vita civile. E d'altronde, come giustamente ci ha ricordato Giampiero Cantoni, un economista recentemente scomparso, è il livello di etica di un popolo che si esprime nel mercato. Se questa etica appare oggi alquanto appannata, essa in qualche modo deve essere rapidamente recuperata. L'urgenza di muovere verso un nuovo modello è accresciuta dalla crisi che stiamo vivendo, crisi che affonda le sue radici nel dissesto finanziario internazionale 2007-2008 e la cui evoluzione si è manifestata in tutta la sua crescente gravità a partire dalla seconda metà dello scorso anno. Gli squilibri di finanza pubblica accentuati in alcuni paesi dal salvataggio degli istituti finanziari in difficoltà, oltre al rallentamento della crescita globale, hanno segnato il passaggio a una nuova fase della crisi, quella del debito sovrano, che è quella che attualmente stiamo attraversando, che ci preoccupa di più. Essa ha avuto epicentro nei paesi periferici dell'Eurozona, Portogallo, Irlanda e Grecia, per poi estendersi nel corso del 2011 a Spagna e a Italia. Al fine di correggere questi squilibri sono state effettuate manovre di contenimento alla spesa in tutti gli Stati membri dell'Unione, in particolare in quelli maggiormente esposti al contagio della crisi. Queste misure hanno avuto ripercussioni negative sull'economia nel breve periodo, innescando un rallentamento della crescita e in alcuni casi una vera e propria recessione. Le tensioni sul debito sovrano di alcuni paesi si sono immediatamente riflesse su tutti i principali mercati finanziari, ove si sono registrati cali di ampie dimensioni, in alcuni casi comparabili a quelli verificatosi nel corso della più grande crisi che ricordiamo, quella del 1929. Il comparto dei titoli bancari, in ragione dei profondi legami con il settore pubblico, è risultato quello maggiormente esposto al contagio della crisi del debito sovrano, tanto da far registrare nel 2011 un ribasso superiore a quello degli altri comparti in tutte le economie avanzate. Poi, da noi che è un comparto particolarmente significativo, ovviamente gli effetti, i riflessi sono ancora maggiori. Infatti l'entità delle perdite che è variata da paese a paese. I bancari italiani e francesi hanno mostrato cali superiori al 40%, quindi una cifra imponente, seguiti da Germania e Regno Unito, dove la riduzione è stata nell'ordine del 30%, il che anche lì non è poco. Questo fenomeno ha coinvolto anche le banche statunitensi, con un indice delle quotazioni in discesa del 27%, mentre in Giappone e Spagna le perdite sono attestate a livelli prossimi al 20%, quindi sostanzialmente in tutto il mondo occidentale abbiamo avuto un calo dell'attività finanziaria e degli asset bancari. Nel corso del 2012 alcuni listini hanno invece sperimentato performance positive. Gli indici del settore bancario statunitense e giapponese hanno guadagnato rispettivamente il 28% e il 4% circa. La variazione positiva dell'indice finanziario europeo, che complessivamente è pari al 3%, da un lato riflette l'andamento favorevole dei titoli tedeschi, inglesi e francesi, rispettivamente 8, 23 e 25%, e dall'altro sconta le perdite registrate nel settore bancario spagnolo e italiano, meno 8%, meno 12%, che significa che si inizia a vedere anche dall'andamento dei titoli bancari una Europa a due velocità. Sul mercato delle obbligazioni, i rendimenti dei titoli pubblici in Italia e Spagna hanno mostrato repentini incrementi, cioè sono saliti i tassi a cui il tesoro pubblico di interesse deve corrispondere ai prenditori. E in particolare questo fenomeno si è realizzato a partire da metà luglio dello scorso anno. In Italia il rendimento di BTP decennali ha raggiunto livelli prossimi al 7%, che rispetto all'andamento dei tassi significa mediamente il doppio rispetto alla media dei tassi dei titoli con questa durata. Ciò ha comportato il conseguente innalzamento del costo complessivo di rifinanziamento del debito pubblico. Il differenziale di rendimento rispetto al Bund tedesco, il cosiddetto spread, che ormai è diventato una parola di uso comune, è passato in pochi mesi da valore inferiore a 200 punti base, cioè 2 punti sostanzialmente di interesse, a valore superiore a 500 punti base. 570 sono stati raggiunti nel mese di novembre dell'anno scorso.
Un ampliamento così consistente dello spread è stato il risultato dell'effetto combinato, da un lato dell'incremento della percezione del rischio sovrano italiano e dall'altro della cosiddetta flight to quality degli investitori verso i titoli tedeschi considerati più sicuri. Quindi da una parte l'Italia ha maggior rischio, dall'altra la propensione ad avere un tasso di interesse più basso per mettersi al riparo, tanto che siamo arrivati, adesso non più, ma siamo arrivati a tassi di interesse negativi corrisposti dalla Deutsche Bundesbank. Quindi uno è disposto a perdere piuttosto di pur di salvare il capitale, che è un significato che la paura è entrata nei mercati, cioè non siamo più al razionale, ma è subentrato l'irrazionale. A settembre 2012, dopo le misure anti-spread predisposte dalla BCE, i tassi richiesti sui titoli di Stato italiani si sono ridotti consistentemente. Ieri il valore dello spread si è avvicinato a 300 punti base e anche oggi più o meno siamo lì. Tuttavia le incertezze sull'evoluzione della crisi greca e le difficoltà del governo spagnolo, cui si dibatte anche oggi, sono fonte di tensione nonostante le misure di austerity intraprese dal governo italiano, da ultimo con la legge di stabilità che è stata appena varata la settimana scorsa dal Consiglio dei Ministri. Emerge quindi in tutta evidenza come la dinamica dei rendimenti dei titoli di Stato per i paesi dell'Eurozona rifletta solo in parte il rischio sovrano. Come mostra un recente studio che abbiamo fatto alla Consob, a partire dalla crisi finanziaria 2007-2008, alcuni paesi europei hanno sperimentato una crescente penalizzazione, registrando differenziali di rendimento dei relativi titoli pubblici rispetto al Bund tedesco, differenziali sempre meno guidati dall'andamento dei fondamentali economici. Basta guardare i fondamentali relativi alla finanza pubblica, che da noi tutto sommato sono molto migliori. Basti pensare al deficit annuale, per esempio, rispetto a quelli degli Stati Uniti. Ciò nonostante il rating italiano è diverso dalla AAA che ha, di cui gode l'amministrazione americana. E sono appunto differenziali sempre meno guidati dall'andamento dei fondamentali e sempre più legati a fenomeni di contagio, cioè si inizia a temere che la catena porti una sorta di contagio e quindi aumenta, diciamo, il differenziale della paura. Per l'Italia ciò ha comportato una penalizzazione costante e progressivamente crescente con l'aggravarsi della crisi, fino a raggiungere nella prima metà di quest'anno un sovrapprezzo sui rendimenti dei titoli pubblici stimabili in base ai calcoli che abbiamo fatto, che ovviamente sono perfettibili, però anche la Banca d'Italia ne ha fatti simili, quindi sono abbastanza ragionevoli, un differenziale valutabile intorno ai 180 punti base, cioè se non ci fosse il contagio, diciamo, oggi saremmo a poco più di 100 come spread, qualche mese fa o qualche settimana fa saremmo stati intorno ai 200, che era un valore ragionevole e abbastanza stabile nel tempo. Le istituzioni europee si sono trovate di fronte alla nuova e formidabile sfida da fronteggiare e che impone in primo luogo la necessità di riconquistare un certo livello di credibilità e di ripristinare, come ovvio, la fiducia degli investitori, perché in fondo si tratta di un meccanismo nel quale se non c'è fiducia non si riesce a proseguire. L'azione che fortunatamente è condivisa sia a livello interno sia a livello europeo di risanamento delle finanze pubbliche è il primo passo che si sta effettuando per assicurare la sostenibilità dei debiti pubblici e la stabilità della moneta unica. Taluni hanno parlato di possibilità di dissoluzione dell'euro. Si tratterebbe di un evento traumatico e assolutamente da scongiurare. Infatti provocherebbe conseguenze politiche insostenibili, soprattutto in un mondo così turbolento, quali i rischi di possibile disgregazione di una delle principali aree geopolitiche di benessere e civiltà del mondo, chiave di volta degli equilibri globali. Basti pensare, in queste condizioni del Mediterraneo, con rivoluzioni nella fascia sud, con quello che sta succedendo in Siria, che senso ha abbandonare la Grecia a se stessa? Sarebbe un suicidio politico immane. L'Europa, se vogliamo, un segnale di ottimismo deriva anche dal fatto che negli scorsi giorni alla Unione Europea è stato assegnato il premio Nobel per la pace. E questo può significare che proprio la stabilità e la pace valgono assai di più di qualunque misura finanziaria. In fondo la finanza non è che uno strumento, ma non è il fine della vita pubblica e della vita degli individui.
In questo contesto, le azioni intraprese dalle istituzioni europee nel corso degli ultimi due anni si sono concentrate, da un lato, sul controllo della stabilità dei conti pubblici dei Paesi membri e dall'altro sul perfezionamento degli strumenti di sostegno dei Paesi periferici in difficoltà, questo al fine di ristabilire la fiducia dei mercati circa la sostenibilità del debito pubblico europeo. Le misure adottate a livello europeo a sostegno dei Paesi più vulnerabili sono risultate inadeguate a placare le tensioni crescenti sui mercati e a sciogliere il legame tra rischio sovrano e rischio bancario. I fondi di salvataggio europeo, lo European Financial Stability Facility e il successivo European Stability Mechanism, presentano infatti numerosi limiti. In particolare sono suscettibili di determinare in alcuni casi un rafforzamento del legame tra rischio sovrano e rischio bancario. Ad esempio, l'attuale struttura dei due fondi prevede che gli stessi possano intervenire nella ricapitalizzazione di banche, ma che tale intervento non possa avvenire in modo diretto, bensì attraverso il paese di origine della banca in crisi. Questo comporta poi un aumento del debito di quel paese, quindi circostanze negative. Un'ulteriore criticità consiste nelle limitate risorse a disposizione dei fondi di salvataggio, in particolare dopo che il contagio della crisi si è esteso a Spagna e Italia. È chiaro che se i mercati vedono che un plafonamento del tetto di intervento, vanno a vedere fino a quando resiste questo tetto, quindi può anche trasformarsi in un incentivo all'azione speculativa. Va infine ricordato che il rischio di azzardo morale, cosiddetto moral hazard, da parte di stati sovrani costituisce oggi uno dei problemi più rilevanti nell'Eurozona. Per mitigare questo rischio, gli Stati dell'Unione hanno avviato sin dal 2010 un processo di riforma della governance europea con l'approvazione di misure volte a rendere più rigoroso il controllo dei conti pubblici dei Paesi membri, il cosiddetto Six Pack e il Fiscal Compact. In particolare, il cosiddetto Six Pack comporta l'obbligo di recepire nella legislazione nazionale a livello costituzionale regole di bilancio coerenti con quelle fissate in ambito europeo con il patto di stabilità e di crescita. Esse devono prevedere un meccanismo di correzione automatica delle eventuali deviazioni, la cui conformità alle regole comunitarie verrà poi valutata dalla Corte di Giustizia dell'Unione. Il Fiscal Compact stabilisce invece precisi limiti quantitativi al deficit strutturale degli Stati che l'adottano, che non deve essere superiore allo 0,5% del prodotto interno lordo, e impone agli stessi di intraprendere un preciso cammino di riduzione del rapporto debito-PIL fino al raggiungimento della soglia del 60%, quindi con una riduzione annuale del rapporto debito-PIL pari a un ventesimo della distanza tra il livello effettivo e la soglia del 60%, il che per noi equivale a circa un 3% del PIL di miglioramento del debito ogni anno, cioè mal contati 45 miliardi, che è una cifra alquanto imponente e non facile da conseguire. D'altro canto, la mancanza in Europa di una banca centrale che agisca da prestatore di ultima istanza, come fa la Federal Reserve americana o la Banca d'Inghilterra, alimenta ancora oggi timori che la crisi di liquidità di uno Stato appartenente all'Eurozona possa sfociare in insolvenza, una sorta di ciclo vizioso di aspettative negative che in qualche modo si autorealizzano. Con l'aggravarsi della crisi del debito sovrano in Europa, il dibattito sul ruolo della Banca Centrale Europea si è così fatto particolarmente intenso, alla luce della necessità di individuare misure in grado di stabilizzare il quadro economico-finanziario. La BCE è intervenuta su più fonti, da prima abbassando il tasso di riferimento dell'Eurozona, quindi acquistando titoli di Stato sul mercato secondario nell'ambito del Security Market Program e riattivando i programmi di acquisti covered bond sul mercato primario e secondario, e infine effettuando aste di rifinanziamento a 3 anni, durata notevolmente più lunga di quello prevista da tutte le operazioni di rifinanziamento a lungo termine effettuate in precedenza. Ma questo non è bastato. La BCE ha quindi dovuto modificare l'impostazione della propria politica monetaria con qualche tensione, diciamo, all'interno del board della BCE, come noto, predisponendo nello scorso mese di agosto un piano di acquisti sul mercato secondario dei titoli di Stato dei paesi dell'Eurozona in difficoltà, questo al fine di calmierare la crescita irrazionale dei relativi rendimenti e di confermare ancora una volta che la moneta unica e il disegno politico dell'euro non sono in discussione.
I dettagli del piano, che prende il nome di Outright Monetary Transaction, sono stati resi noti a settembre con un impatto molto positivo sui mercati. In sostanza, quello che ha cambiato il clima è stata la dichiarazione della BCE di dire che gli acquisti sarebbero stati fatti senza limiti quantitativi a tempo indeterminato. Questo in qualche modo ha voluto dire ai mercati l'euro non è in discussione, quindi sostanzialmente ha smorzato tutte le speculazioni che in qualche modo scommettevano sulla disgregazione dell'euro. Gli effetti non sono stati immediati, a oggi però sembrano alquanto positivi e destinati ad avere una certa stabilità del tempo. L'attività economica dell'Eurozona, e questo è il problema principale, rimane tuttavia esposta a elevate incertezze e forti rischi al ribasso. Secondo le ultime previsioni del Fondo Monetario, l'Eurozona, che nel 2011 era cresciuta dell'1,4%, dovrebbe registrare nel 2012 una contrazione del prodotto pari allo 0,4%, per poi tornare a crescere lievemente l'anno successivo. Quindi il problema fondamentale, il problema dei problemi, non è tanto un problema di finanza pubblica, ma è un problema di crescita economica. Grazie alle rigorose politiche di risanamento fiscale intraprese nella maggior parte dei paesi dell'Eurozona nel corso dell'anno scorso, il deficit di bilancio in rapporto al PIL è generalmente migliorato. In quest'anno e nel prossimo l'attuazione delle misure restrittive di bilancio contrasterà solo in parte l'impatto del rallentamento dell'attività economica sul rapporto debito-PIL. Da noi nel 2013 e negli anni successivi si dovrebbe raggiungere un saldo strutturale sostanzialmente in linea con l'obiettivo di medio periodo del bilancio in pareggio, quindi sarebbe una novità consistente che forse dall'epoca dell'Ottocento non si raggiunge più nel nostro Paese. Le economie avanzate esterne all'Unione Europea stanno sperimentando al contempo una crescita debole, mentre le economie emergenti stanno attraversando una fase di rallentamento con tassi di crescita del PIL notevolmente inferiori rispetto a quelli a cui ci avevano abituati. Per esempio il Brasile, sembra essersi, che era uno dei paesi più avanzati, sembra essersi relativamente rallentato. Con particolare riferimento all'Italia, l'attività economica rimane debole principalmente a causa dei problemi connessi alla domanda interna, in termini sia di consumi sia di investimenti. Sulla base delle stime più recenti, la produzione industriale risulta diminuita di circa 1,5 punti nel secondo trimestre di quest'anno, anche a causa del peggioramento delle condizioni di accesso al credito per le imprese. La spesa delle famiglie continua a essere contenuta per effetto della riduzione del reddito disponibile, e sulla base degli ultimi dati Istat il tasso di disoccupazione rimane elevato, siamo intorno al 10,7% rispetto all'8,2% dell'anno precedente. Il livello di indebitamento delle famiglie, pur essendo cresciuto, e questo mostra un po' l'attitudine psicologica, se vogliamo, delle famiglie, il livello di indebitamento rimane inferiore a quello dell'Eurozona e vale circa 65% del PIL, mentre l'Eurozona ha un valore medio intorno al 100%, quindi il debito pubblico complessivo più quello delle famiglie è mediamente più basso, secondo questo parametro, di quello dei nostri paesi partner. Ma la propensione al risparmio, che già era in calo, si è attestata ai minimi storici perché siamo intorno all'8,1%. L'Italia era un paese classicamente di risparmiatori, è chiaro che la crisi erode molto questa attitudine. E il fatto ulteriormente preoccupante è che si assista a un declino degli investimenti esteri che sono passati dal 2,1% del PIL nel 2007 all'1,3% nel 2011. Questo significa in sostanza che il paese diventa meno attrattivo. Tra l'altro le quote detenute dagli investitori istituzionali esteri nelle società quotate italiane, ho detto che le società quotate sono ormai quasi un microcosmo, ma comunque un microcosmo significativo, sono ferme intorno al 6% ormai da 4 anni, quindi un valore molto basso che dà un senso di scarsa competitività internazionale della nostra economia. E quindi in qualche modo bisogna far fronte a questa situazione. Tra le risposte che vi possono essere ci sono quelle dei regolatori europei, che però non sono sempre state efficaci per rimuovere questo tipo di criticità. In alcuni casi queste risposte hanno rinvigorito i canali di propagazione della crisi, hanno rafforzato la prociclicità già esistente in alcune fondamentali regole del sistema finanziario, ad esempio i principi contabili internazionali, i cosiddetti IAS, e la disciplina di regolamentazione prudenziale delle banche, la cosiddetta Basilea 2 in prospettiva Basilea 3. È chiaro che le banche devono essere rafforzate nei loro requisiti patrimoniali per evitare azzardo morale e per dare più solidità
a tutte le transazioni all'interno del paese, ma questo rafforzamento in un periodo di bassa del ciclo significa anche, come dire, porre a rischio in alcuni casi la stessa esistenza di alcun componente del sistema bancario, in altri casi comunque restringere, perché a causa della crescita del capitale di del quartiere del capitale di sicurezza delle banche, e mettere a rischio la possibilità di espansione del credito e quindi con riflessi negativi su tutto il sistema economico, perché quando le imprese non hanno credito chiaramente non possono sviluppare e quindi ne aumenta la fase negativa del ciclo. Tra l'altro vi è una questione che attiene al valore regolamentare dei giudizi delle agenzie di rating. Voi sapete che il rating è fondamentale per valutare da parte degli investitori se il soggetto in cui si investe è un soggetto potenzialmente redditizio o meno. Le agenzie di rating quindi hanno un ruolo molto importante, però è un ruolo che è rischioso perché è in grado di amplificare la volatilità dei mercati e di conseguenza accentuare le fasi del ciclo, cioè quando il ciclo va male il rating tende a proseguire verso il negativo e quindi quando c'è un downgrading di un istituto bancario questo ne peggiora le condizioni di accesso ai mercati di capitali e a sua volta finisce per indebolire ulteriormente il profilo di rischio. Per questa ragione anche qui è fondamentale affrontare le criticità connesse con i processi di elaborazione e pubblicazione dei giudizi da parte delle agenzie di rating, che spesso, e questo sta diventando un sentiment non più solo a livello di opinione pubblica ma anche di addetti ai lavori, spesso si comportano come parte in causa e non come soggetto neutro, anche perché molte agenzie sono partecipate da fondi che poi agiscono sul mercato. L'interconnessione sempre maggiore tra paesi, settori economici e mercati ha aumentato la possibilità di trasmissione immediata di shock economico-finanziari che possono determinare effetti sistemici rilevanti. Oltre a contagio tra i paesi, i più recenti sviluppi della crisi hanno evidenziato la vulnerabilità del settore bancario a rischio sovrano, perché ormai sono legati, vulnerabilità derivante dai numerosi canali attraverso i quali una crisi del debito pubblico può trasferirsi alle banche. La connessione tra rischio sovrano e rischio bancario rappresenta uno dei problemi principali emersi nella crisi del debito in Europa. Ovviamente si tratta di temi che hanno una difficile soluzione a livello nazionale e l'unico modo per affrontarli con una certa possibilità di successo è quella di affrontarli attraverso una risposta a livello europeo. Noi ci troviamo in una realtà contraddistinta da grandi blocchi continentali, basta pensare agli Stati Uniti, alla Cina, all'India, al Brasile. L'Europa si presenta come un coagulo di 27 paesi diversi, alcuni dei quali hanno una moneta unica, altri che rappresentano come la Gran Bretagna un centro finanziario molto importante, hanno una moneta diversa, le regolamentazioni sono in parte simili, in parte differenze, c'è una sorta di concorrenza tra regolamentazioni tra l'uno e l'altro. È chiaro che un investitore che venga dall'estero ci pensa alquanto prima di andare anche solo a studiare le singole regolamentazioni dei vari paesi europei e finisce per preferire posti dove i mercati sono più ampi e le regolamentazioni sono uniche. Quindi in qualche modo, se non arriviamo a un livello nel quale la regolamentazione uno è assolutamente più semplice e più scarna e più comprensibile e due è omogenea in tutto il sistema in territorio europeo e quindi in qualche modo consente una maggiore conoscenza, lasciando poi ai singoli paesi un enforcement, quello sì basato sulle esigenze del singolo paese, ma non su una regolamentazione differente, non si riuscirà a fare quell'unificazione dei mercati che può consentire invece di farli crescere e di ampliarli. Insomma, se non si arriva a un livellamento del campo di gioco è chiaro che ci sono vantaggi e svantaggi competitivi nei quali alcuni possono lucrare facendo free ride rispetto ad altri, cosa che già in qualche modo sta succedendo. Tanto più che esiste tutta una serie di prodotti finanziari, basta pensare ai cosiddetti credit default swap, ai cosiddetti CDS oppure al ETF, che sono una sorta di fondi, che consentono regolamentazioni più o meno facili, più o meno lasche e quindi consentono di depistare il risparmio da un posto dove è regolato con maggiore attenzione a un posto dove è regolato con minore attenzione, quindi magari è retribuito un po' di più, ma non è assolutamente detto che sia tutelato meglio.
Tra l'altro, la decisione di proibire talune tipologie di pratiche commerciali o di vietare e restringere la case the present event instabilities in financial markets. You are also all aware that there is some construction work going on in the square in front of here. It's going to be a nightmare. If it can make you feel better, it's been like that for 3 months now. So most of us are used to it. We tend to be depressed and things. We don't know why, and that's because of the noise. I hope you'll be able to manage. We managed to have them stop for half a day this morning, and it was quite an achievement, quite a relief. We couldn't get the whole day. We are sorry for that. Anyway, despite this, I hope you'll feel welcome. You're definitely welcome from our point of view. We are confident that the meeting will be fruitful and interesting for all of you. And I hope you also have an opportunity to visit the building. Something new has happened today, and all the artwork you see around this building is here starting today. So you have a preview of a new configuration of this building, and I hope you'll have a chance to visit it. One final thing is, from my point of view, to thank the organizers of this meeting on behalf of the Scuola Normale, Professor Marmi and Professor Dillo. Thank you very much for organizing this event for us, and good work to all of you. Now, Stefano, if you want to take the floor. Thank you very much. Today it's the anniversary of the Scuola Normale. It's the 202nd anniversary of the Scuola Normale, which is a very important event. And tomorrow it's another anniversary, which is not as important, but it has had certainly a wide impact, because on October 19th, 1987, the American stock market lost 22% of its value in just one day. This is called Black Monday, and it's a very strong impact event in the conscience and in the general public in the United States. The United States is a country which has a much smaller welfare, and the stock market is not considered something restricted to the elites. There is something like, I think, 45-50% of families which invest directly or indirectly in the stock market. So a 20% loss in just one day for a stock market in that country is a very traumatic thing. Now, today and tomorrow we will try to go through the subject of instabilities in financial markets. This is a very, a very sophisticated subject, but also, as I just mentioned, a very high impact one. It's a sophisticated subject because it requires different techniques and points of view to be attacked, to be understood. We are very far from having a general understanding of the complexity of the network of relationships that we have both in between different financial institutions, both specially, but both in terms of money flows and also in terms of timescales, because the instability of the financial markets in the recent years has also been quite evident at a level which is less macroscopic, but nevertheless of high impact, with the prototype has been this May 6, 2010 flash crash, when the American stock market lost 9% in 4 minutes. Then it recovered, thanks God, but it was really like seeing everything getting to a black hole and escaping the event of horizon just by a very thin margin of safety. And in general, the problem is, can we understand in an integrated way what happens? The different talks, I think, and speeches will make clear that we really need an integrated point of view. And I hope that today and tomorrow we will be able to contribute to understanding of this important and fascinating subject, also in times where finance needs somehow to establish a better track record. Because after all, the
purpose of markets should be to be able to convey information and to be able to make economics somehow more democratic. And this is not always the case. And the right structure of the markets is certainly a major tool which we have to find in order to obtain this goal. For this purpose, I'm extremely happy to acknowledge the fact that the first speaker today, there has been an inversion in the schedule, is Giuseppe Vegas, who is sitting here. He is the president of the Italian CONSOB, which is the analog of the US Security Exchange Commission. It's the regulator in charge of the stock market. And I really thank him for coming, and I just invite him to give his talk. Okay, great. Ladies and gentlemen, good afternoon. I was told to speak at about 3 o'clock in the afternoon, so I prepared a written text, which is really better for sleeping. And I use Italian language because also Italian is better for sleeping than English. So thank you very much. La mia chiacchierata vertirà in tema di tutela del risparmio. Un'introduzione di carattere generale, sicuramente poi il seguito dei lavori sarà molto più mirato alle tecniche che consentono una maggiore tutela del risparmio e un maggior vantaggio dall'investimento di ciascuno. Io mi limito a fare delle considerazioni, diciamo, di carattere più ampio, iniziando, bene o male siamo in Italia, dall'articolo 47 della Costituzione che, come noto, recita: la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme. Occorre quindi domandarsi in che modo il precetto costituzionale possa essere realizzato effettivamente oggi nelle difficili condizioni in cui viviamo. Innanzitutto va ricordato che il risparmio costituisce l'elemento essenziale per lo sviluppo economico. Senza risparmio e dunque senza accumulazione non è possibile realizzare gli investimenti necessari a consentire un maggiore consumo futuro e in sostanza ad avere fiducia nel domani. Questo certamente vale per gli individui, ma a maggior ragione vale anche per le organizzazioni pubbliche. E questo tanto più in circostanze che manifestano in tutta evidenza, come accade oggi, che l'insufficienza del risparmio presente è in grado di pregiudicare seriamente il tenore di vita delle generazioni future. Non è certamente una novità constatare che viviamo, da noi ma anche nel resto d'Europa, in un mondo nel quale non solo la mutata realtà demografica, ma anche le scelte economiche delle passate generazioni hanno fatto sì che sul livello di benessere dei giovani si addensassero nere nubi. È una responsabilità troppo grave, almeno per la mia generazione, per poter essere accettata a cuor leggero. Occorre pertanto adottare tutte le decisioni necessarie nell'economia e nella finanza, anche nella finanza pubblica e forse soprattutto in questa, per invertire al più presto questo rischioso trend. Se questo è il quadro di riferimento, ne consegue che occorre dare all'articolo 47 della Costituzione una lettura dinamica e non solo di mera tutela dell'esistente. In sostanza, il risparmio va certamente salvaguardato con regole rigorose, controlli accurati e sanzioni esemplari, ma va anche e soprattutto promosso con l'adozione di politiche economiche che consentano di disporre di condizioni di partenza favorevoli. Da un lato, infatti, è necessario garantire la stabilità del sistema economico e finanziario, mitigando i rischi derivanti dalle eccessive fluttuazioni dei mercati, e dall'altro è essenziale favorire lo sviluppo di un'economia dinamica che porti a una costante crescita del prodotto nazionale. Il presupposto base di qualsiasi tutela del risparmiatore è infatti la possibilità concreta che il risparmio possa liberamente formarsi. Il modello economico prevalente nell'Europa continentale ha mostrato la propria inadeguatezza nel garantire una crescita sostenibile di lungo periodo. La crisi finanziaria degli ultimi anni ha poi reso ancora più evidente le criticità derivanti dalla progressiva formazione di profondi squilibri nell'economia, sia nel settore pubblico sia in quello privato. L'attuale assetto economico dei paesi sviluppati è il risultato di istituzioni e regole che hanno spesso mancato l'obiettivo di creare condizioni di sviluppo, determinando in troppi casi una vera e propria distruzione di ricchezza.
Nel corso del mio intervento mi dedicherò a questi temi nella consapevolezza che la crisi che stiamo attraversando ha radici profonde e che sarà possibile uscire dalla situazione attuale solo riformando alle fondamenta il nostro sistema economico e sociale. A partire dalla metà degli anni Sessanta si è andato progressivamente affermando in Europa continentale un modello economico e sociale basato su una forte presenza dello Stato nell'economia, anche al fine di superare precedenti fenomeni di tensione sociale che avevano caratterizzato il decennio antecedente, si ritenne che lo Stato potesse ultimamente farsi imprenditore in molteplici settori della vita economica e che ciò fosse valido anche per settori non caratterizzati da fallimenti del mercato che sconsigliassero un totale affidamento alla mano invisibile. Lo Stato sembrò in grado di rafforzare la propria presenza anche nella fornitura di servizi sanitari, scolastici e assicurativi nei confronti di gruppi cittadini, la nascita del cosiddetto welfare state, coprendone il costo attraverso il ricorso alla fiscalità generale. Contestualmente iniziarono a venir meno molte forme di concorrenza e di incentivo all'iniziativa privata e il nuovo disegno finì per rendere in prospettiva più statico il tessuto economico. Gli anni di boom economico della ricostruzione postbellica da un lato e la fortunata fase demografica dall'altro consentirono così di procedere nella direzione di un maggior intervento pubblico nell'economia senza doversi troppo preoccupare dei riflessi che tale scelta avrebbero potuto provocare in seguito sulla spesa. Quando, oltre un decennio dopo, apparve chiaro che i rilevanti costi causati dalla crescita dello Stato sociale non sarebbero stati sostenibili nel medio termine, si pensò in prima istanza di farvi fronte incrementando lo stock di debito pubblico. Si decise in altri termini di imputarne l'onere alle generazioni successive. In seguito, a partire dagli anni 90, furono molteplici tentativi di aggiustamento volti a ridurre il costo della mano pubblica a parità di servizi erogati. Ma l'impianto di fondo del sistema di welfare pubblico e centralizzato rimase sostanzialmente intatto. Un modello basato sulla forte presenza dello Stato nell'economia, nella veste di fornitore di servizi finanziati tramite ricorso alla fiscalità generale, pone seri problemi di efficienza. Da un lato, infatti, quello che si suole chiamare fiscal churning, provoca ingenti costi amministrativi, dall'altro favorisce dissipazione di risorse da parte dei fruitori di servizi pubblici perché essi non sono in grado di valutarne il costo effettivo e non ne percepiscono l'onere a proprio carico. I massicci costi di intermediazione assorbiti dall'amministrazione pubblica poi per l'erogazione di servizi e lo sperpero di risorse derivanti dai consumi apparentemente a titolo gratuito non sono più sostenibili in una fase come quella che stiamo attraversando. Di conseguenza è necessario assicurare che il livello di reddito e di spesa pubblica siano in qualche modo resi compatibili, pareggino. Non a caso il principio cardine da tutti invocato come risolutore del problema è che non senza ragione è stato assunto nella recente riforma costituzionale dell'articolo 81. L'articolo 81, come si ricorderà, è quello che riguarda i bilanci dello Stato e la cosiddetta copertura finanziaria delle leggi di spesa. Il principio cardine è quello dell'equilibrio del bilancio. Infatti solo un bilancio in pareggio può assicurare il ritorno a una dinamica di crescita economica e alla mobilità sociale. Questo obiettivo non si può realizzare semplicemente inseguendo la spesa con la tassazione, ma va perseguito anche tramite una consistente riduzione della spesa corrente. È un principio d'altronde che è anche quello che ogni famiglia ha nella sua vita. Noi non cerchiamo di sommare le spese di casa e poi trovare un reddito o un lavoro che ci dia un reddito adeguato, ma calibriamo le spese sulla base del reddito di cui disponiamo. Cioè è un principio tutto sommato di buon senso. E dicevo che questo principio in qualche modo deve tener conto anche del disposto dell'articolo 53 della Costituzione, che in una lettura, come dire, un po' più moderna di quella classica, stabilisce il principio della capacità contributiva, principio per il quale al contribuente non può essere richiesto più di quanto egli non sia in grado di pagare. In sostanza, meno spesa pubblica oggi significa più possibilità di crescita domani e di conseguenza maggiore tutela delle future generazioni. La storia dell'Italia repubblicana insegna come il modello affermatosi nell'Europa continentale, che costituì il cardine della ricostruzione postbellica, sia stato gradualmente abbandonato dopo gli anni del boom.
L'Italia del dopoguerra era un paese che lavorava alacremente alla propria ricostruzione. L'iniziativa privata, forte e diffusa, consentì di trasformare rapidamente un'economia sostanzialmente agricola in un paese a vocazione industriale. Anche grazie a una congiuntura internazionale favorevole, notevoli furono le iniziative imprenditoriali che ebbero successo in settori ad alta innovazione tecnologica come la meccanica, la chimica e l'energia. Fino ai primi anni 60 anche il mercato finanziario ne risentì positivamente, senza tuttavia riuscire a compiere un vero salto di qualità né per quanto attiene alla numerosità delle imprese quotate né per la capacità di rappresentare i settori più innovativi del tessuto produttivo. In questo quadro gli assetti proprietari mostravano un forte livello di concentrazione con una netta prevalenza del controllo familiare, che poi resterà una caratteristica nel bene e nel male del nostro sistema produttivo. A partire dalla metà degli anni 60 e per oltre un decennio, proprio quando il processo di catching up andava allontanandosi, si rafforzarono le organizzazioni sindacali e le tutele del lavoro, crebbero i salari e si compressero inevitabilmente i profitti, il che ovviamente è un bene, ma poi dopo vedremo che effetti ha avuto. Gli indici di prezzo e di rendimento delle azioni ne subirono rapidamente le conseguenze. In parallelo lo Stato continuò ad ampliare sensibilmente il proprio ruolo nell'economia, da un lato muovendo verso forme di programmazione economica e controlli amministrativi sui flussi finanziari, dall'altro facendosi sempre più spesso esso stesso imprenditore. Tutti ricordano la storia delle imprese pubbliche, dell'IRI e quant'altro. Della Cassa del Mezzogiorno, che adesso alcuni rimpiangono forse non a torto, ma che comunque significava una grossa presa della mano pubblica sul sistema economico. In particolare il processo di nazionalizzazione dell'industria elettrica, che sotto questo profilo si può ritenere una scriminante anche sotto l'aspetto temporale, che allora era una sorta di tempio del capitalismo privato, provocò a cascata una serie di ripercussioni negli assetti proprietari di controllo di alcune tra le principali società quotate. Questa operazione mise in luce per la prima volta il frequente rischio di estrazione di valore ai danni degli azionisti di minoranza e la necessità di una loro tutela, finendo per minare la credibilità del mercato di borsa e la fiducia degli investitori. Questa è l'estrazione di valore a danno degli azionisti di minoranza, direi che è una costante nella nostra storia economica o perlomeno nella nostra storia della finanza. Negli anni Ottanta, che pure contrassegnarono una nuova fase positiva per l'economia italiana e per il mercato borsistico, sia in termini di rendimenti sia in termini di numero di quotazioni, il modello di crescita e di sviluppo estrattivo andò ulteriormente consolidandosi. Forme di controllo piramidali e altri meccanismi di separazione tra proprietà e controllo consentirono il proliferare di un capitalismo senza capitali, basato su intrecci fra gruppi di potere, mentre andava formandosi un sistema di regole di vigilanza fino allora quasi assenti. Ma gli usi del passato tardarono a venir meno e alcune delle operazioni straordinarie effettuate in quegli anni rimasero impresse nella memoria dei nostri risparmiatori, caratterizzando in modo profondamente negativo il capitalismo all'italiana, che era costruito con una serie di scatole cinesi che consentivano di brindare gli assetti proprietari e venivano definiti assetti proprietari come un salotto buono nel quale alcuni potevano entrare, altri restavano esclusi e solo chi era dentro poteva fruire dei vantaggi di questo tipo di assetto, cosa che peraltro riguarda tutti i tipi di società esclusive e non inclusive. Le privatizzazioni degli anni 90 contribuirono poi ad aprire almeno in parte il mercato e incentivarono in qualche misura il ritorno in borsa dei piccoli risparmiatori. Ma le forti emissioni di debito pubblico continuarono a determinare un rischio di spiazzamento sugli investimenti privati, effetto che si sarebbe definitivamente attenuato soltanto un decennio più tardi con l'ingresso nella moneta unica. Sostanzialmente negli anni 90, anni 80 e anni 90, con le privatizzazioni si apre un mercato che fino allora era sconosciuto al piccolo imprenditore. I piccoli imprenditori iniziano ad acquistare azioni delle imprese statali privatizzate perché sostanzialmente vedono in queste anche un certo grado di sicurezza, per certi versi assimilabile a quello dell'acquisto dei titoli di debito pubblico. Contemporaneamente però con l'esplosione del debito pubblico c'è la necessità di finanziare lo Stato e quindi c'è una sorta di concorrenza tra debito pubblico e equity privata. Ovviamente poi questa si è visto nell'ultimo periodo, si va deteriorando e aumenta la fetta di debito pubblico.
Il numero di società quotate in Italia, e il risultato è questo, è alquanto è scarso rispetto a quello che sarebbe il numero potenziale, sostanzialmente in ragione della limitata presenza delle imprese di piccola dimensione e media dimensione che dominano invece il tessuto produttivo. Anche per questo motivo il mercato immobiliare rappresenta una quota molto ristretta dell'economia reale. Le quotate producono l'8% del PIL, determinano il 21% del fatturato e impiegano solo il 7% degli occupati. Quindi, mentre nei paesi avanzati la parte delle quotate è la parte più ampia del mercato, da noi tutto sommato è una fetta ristretta, anche la capitalizzazione di borsa è assai modesta. Nonostante il primato assoluto nel nostro paese del settore manifatturiero, anche questo è un dato interessante, la composizione della borsa italiana risulta fortemente sbilanciata verso il settore finanziario. I settori più sottorappresentati sono il commerciale, l'alimentare e il tessile. Questo vuol dire che settori che ci contraddistinguono sotto profilo soprattutto le esportazioni non sono sufficientemente rappresentate nel mercato dei capitali e quindi sono sottocapitalizzate e quindi hanno difficoltà di espansione, mentre è più rappresentato il settore finanziario che come tale è più legato agli andamenti generali anche della finanza pubblica e quindi risente di più degli shock nei periodi di shock. La struttura settoriale dell'intera economia italiana non è particolarmente diversa però da quella di Francia e Germania e questo fatto non aiuta a spiegare quella differenza di cui abbiamo parlato prima. È possibile che la responsabilità sia da attribuire a una combinazione di fattori tra i quali le limitate dimensioni delle imprese, il largo ricorso al finanziamento bancario che in periodo normale è una fonte di risorse sostanzialmente stabile, però è inadatta per natura a finanziare gli investimenti più rischiosi, quelli in cui serve un certo coraggio e soprattutto poi in periodi di difficoltà economica si dimostra essere sostanzialmente negativo. Tra l'altro nelle nostre imprese sono caratterizzate da una scarsa propensione all'apertura del capitale e alla trasparenza informativa, anche perché molto spesso sono ancora guidate dall'anziano fondatore che ha un modello culturale leggermente diverso da quello che sarebbe necessario in un sistema aperto di concorrenza internazionale. Quindi noi abbiamo un problema strutturale che tutto sommato condiziona e limita l'espansione delle imprese e il contributo delle imprese alla crescita del paese rispetto a quello che sarebbe possibile da un punto di vista potenziale per la capacità produttiva e la struttura delle imprese stesse. Ciò malgrado il fatto che spesso le imprese quotate possono crescere di più, dare maggiore occupazione, investire di più in ricerca e sviluppo, essere dotate di strutture finanziarie più equilibrate e più votate a realizzare fusioni e acquisizioni, essere più trasparenti, quindi anche più aggressive e aggressive nel mercato. E questo a fronte del fatto che negli anni recenti l'Italia ha subito una forte perdita di competitività rispetto ai principali partner europei. Se non altro, tra il 2000 e il 2011 il costo del lavoro per unità di prodotto è aumentato del 37% da noi, del 25% in Francia e solo del 5% in Germania. Sono differenze che riflettono soprattutto i diversi andamenti della produttività del lavoro. Secondo gli ultimi dati OCSE, tra il 2000 e il 2011 la produttività è aumentata dell'8% in Germania e del 7% in Francia, mentre è diminuita dal 4% in Italia, il che ovviamente pone dei problemi sotto profilo dell'economia in generale. Più che in passato, la carenza di imprese grandi e medie ha oggi un impatto particolarmente negativo sulla capacità competitiva dell'economia italiana. La dimensione media delle imprese italiane rimane ridotta nel confronto internazionale. Nel 2009 le aziende italiane avevano in media 4 addetti, quindi poco più di una famiglia, contro le 12 in Germania e le 6 in Francia. È bene ricordare che storicamente le piccole imprese hanno guidato la crescita economica italiana anche grazie alla loro elevata flessibilità produttiva. È altresì vero che a partire dagli anni 90 le piccole imprese, che sono mediamente più statiche e che presentano una più ridotta attività di ricerca, sviluppo e innovazione, hanno incontrato rilevanti difficoltà nell'affrontare le sfide poste dalla recente integrazione internazionale dei processi produttivi, dall'accesso ai mercati internazionali delle economie emergenti a basso costo del lavoro, dalla rapida diffusione delle tecnologie dell'informazione e dall'impossibilità di recuperare competitività attraverso le svalutazioni del cambio.
cambio dopo l'introduzione dell'euro. È chiaro che le imprese piccole sono elastiche, diciamo, in una realtà piccola, quando la realtà si ingrandisce non hanno i mezzi sufficienti per affrontare i mercati, soprattutto i mercati emergenti dell'est. Tra l'altro è noto che l'attività hanno poche risorse, quindi possono dedicarsi poco all'innovazione, e l'Italia ha un'attività innovativa relativamente modesta. La quota di imprese con un'attività innovativa ovviamente è maggiore per le imprese grandi, sale dal 37% delle aziende con fino a 50 addetti, al 58% quelle fino a 250, 74% per quelle più grandi. Quindi più l'impresa è grande, più ha capacità innovativa, e questo ovviamente è una chiave del successo. E i risultati si vedono, infatti non a caso le esportazioni italiane verso la Cina rappresentano oggi solo il 2,7% del totale delle esportazioni, contro il 3,2% della Francia e circa il 6% della Germania. La difficoltà di esportare verso le dinamiche, verso le economie più dinamiche e quelle emergenti, ha contribuito alla riduzione della quota del mercato dell'Italia sull'export mondiale, che è passato dal 3,8% del 2009 al 2,9% del 2011. Nello stesso periodo la quota della Francia è passata dal 4,7% al 3,2%, mentre quella della Germania è rimasta sostanzialmente invariata all'8%. Ovviamente questo si spiega anche col fatto però che altri paesi sono entrati nel circuito internazionale e, come logico, hanno rosicchiato una fetta delle transazioni internazionali, come logico, come anche ragionevole. L'Italia inoltre agli ultimi posti tra i paesi avanzati per quanto riguarda la facilità di fare imprese. Questo è un punto dolente. Nel rapporto della Banca Mondiale del 2012 l'Italia ha subito un ulteriore declassamento rispetto all'anno precedente, collocandosi all'87° posto, ben al di sotto della Germania 19° e la Francia 29°. Se in Italia in media occorrono 258 giorni per ottenere un permesso per costruire, in Germania e in Francia ne bastano rispettivamente 97 e 184. Il tempo necessario per adempiere ai vari obblighi fiscali e contributivi in Italia è in media 200, quindi una media generale, 285 ore contro le 221 in Germania e 132 in Francia, il che ovviamente significa fattori competitivi negativi che influenzano la possibilità di sviluppo economico. I tentativi di riforma in atto non possono prescindere da un mutamento di prospettiva. Si tratta di ripensare radicalmente il perimetro di intervento dello Stato nei servizi sociali e più in generale in tutta l'economia. Per quanto attiene al welfare, la scarsità di risorse pubbliche, oggi drammaticamente evidente, impone la necessità di un approccio dal basso che non precluda la strada a fornitori privati e che faccia leva il più possibile sulle esperienze già maturate nel terzo settore, insomma un po' più di autonomia privata. Per quanto attiene invece all'offerta di servizi di pubblica utilità, occorre completare il passaggio dallo Stato produttore al cosiddetto Stato regolatore, cioè uno Stato che si occupi di fissare regole del gioco chiare e stabili, demandando ai privati, posti in libera concorrenza tra loro, l'esercizio dell'attività economica anche nei settori affetti da fallimenti di mercato. Inoltre, misure volte a favorire la crescita dimensionale delle imprese e a sostenere l'attività di ricerca e sviluppo sarebbero quantomeno auspicabili, così come occorre rimuovere tutti i vincoli legislativi che scoraggiano la crescita dimensionale. Basti pensare a tutte le soglie implicite o esplicite che esistono, per esempio, in materia di lavoro. Ovviamente tutto questo deve essere attuato in tempi compatibilmente rapidi, perché l'economia ha subito un'accelerazione negli ultimi anni che non era neanche pensabile solo 20 anni fa. In sostanza si tratta di regole che concernono sia la finanza pubblica sia il mercato, e le regole sono importanti perché possono determinare un inaridimento o viceversa un accrescimento delle risorse dei privati che è possibile destinare allo sviluppo. Possono inoltre aprire il mercato a nuovi soggetti portatori di linfa vitale oppure possono escluderli. Una dimostrazione storica di questo fenomeno si può rintracciare nell'episodio della cosiddetta serrata deciso dal Maggior Consiglio di Venezia nel 1297. Limitando l'ingresso agli uomini nuovi nel seno del Maggior Consiglio e sbarrando la porta alla nascita di nuovi imprenditori, la decisione del Maggior Consiglio, come hanno rilevato Acklemogu e Robinson in un libro del 2012, ha fatto sì che Venezia, dalla città più prospera del Medioevo che era allora, è diventato lo splendido museo che è oggi. Un museo, ma ahimè, poco oltre.
Un mercato aperto è dunque condizione essenziale di un mercato in cui nuovi soggetti possano entrare e chi non è più in grado ovviamente esca. È una condizione essenziale per lo sviluppo. Funzione delle istituzioni è pertanto non solo adottare regole, ma anche evitare che esse si trasformino in barriera all'ingresso, facilitando la concorrenza. E allora solo così ognuno è stimolato a dare il meglio di sé, a proporre innovazioni, a partecipare alla competizione, in sostanza a contribuire al benessere generale. Limitare l'accesso, come ahimè spesso avviene da noi, limitare l'accesso al mercato significa in qualche modo limitare anche i diritti di libertà di ciascuno. I diritti di libertà che costituiscono, come ci ha insegnato la Magna Carta Libertatum, il cardine della vita civile. E d'altronde, come giustamente ci ha ricordato Gian Piero Cantoni, un economista recentemente scomparso, è il livello di etica di un popolo che si esprime nel mercato. Se questa etica appare oggi alquanto appannata, essa in qualche modo deve essere rapidamente recuperata. L'urgenza di muovere verso un nuovo modello è accresciuta dalla crisi che stiamo vivendo, crisi che affonda le sue radici nel dissesto finanziario internazionale 2007-2008 e la cui evoluzione si è manifestata in tutta la sua crescente gravità a partire dalla seconda metà dello scorso anno. Gli squilibri di finanza pubblica accentuati in alcuni paesi dal salvataggio degli istituti finanziari in difficoltà, oltre al rallentamento della crescita globale, hanno segnato il passaggio a una nuova fase della crisi, quella del debito sovrano, che è quella che attualmente stiamo attraversando e che ci preoccupa di più. Essa ha avuto epicentro nei paesi periferici dell'Eurozona, Portogallo, Irlanda e Grecia, per poi estendersi nel corso del 2011 a Spagna e a Italia. Al fine di correggere questi squilibri sono state effettuate manovre di contenimento della spesa in tutti gli Stati membri dell'Unione, in particolare in quelli maggiormente esposti al contagio della crisi. Queste misure hanno avuto ripercussioni negative sull'economia nel breve periodo, innescando un rallentamento della crescita e in alcuni casi una vera e propria recessione. Le tensioni sul debito sovrano di alcuni paesi si sono immediatamente riflesse su tutti i principali mercati finanziari, ove si sono registrati cali di ampie dimensioni, in alcuni casi comparabili a quelli verificatosi nel corso della più grande crisi che ricordiamo, quella del 1929. Il comparto dei titoli bancari, in ragione dei profondi legami con il settore pubblico, è risultato quello maggiormente esposto al contagio della crisi del debito sovrano, tanto da far registrare nel 2011 un ribasso superiore a quello degli altri comparti in tutte le economie avanzate. Poi, da noi che è un comparto particolarmente significativo, ovviamente gli effetti, i riflessi sono ancora maggiori. Infatti l'entità delle perdite che è variata da paese a paese. I bancari italiani e francesi hanno mostrato cali superiori al 40%, quindi una cifra imponente, seguiti da Germania e Regno Unito, dove la riduzione è stata nell'ordine del 30%, il che anche lì non è poco. Questo fenomeno ha coinvolto anche le banche statunitensi, con un indice delle quotazioni in discesa del 27%, mentre in Giappone e Spagna le perdite sono attestate a livelli prossimi al 20%, quindi sostanzialmente in tutto il mondo occidentale abbiamo avuto un calo dell'attività finanziaria e degli asset bancari. Nel corso del 2012 alcuni listini hanno invece sperimentato performance positive. Gli indici del settore bancario statunitense e giapponese hanno guadagnato rispettivamente il 28% e il 4% circa. La variazione positiva dell'indice finanziario europeo, che complessivamente è pari al 3%, da un lato riflette l'andamento favorevole dei titoli tedeschi, inglesi e francesi, rispettivamente 8, 23 e 25%, e dall'altro sconta le perdite registrate nel settore bancario spagnolo e italiano, meno 8%, meno 12%, che significa che si inizia a vedere anche dall'andamento dei titoli bancari una Europa a due velocità. Sul mercato delle obbligazioni, i rendimenti dei titoli pubblici in Italia e Spagna hanno mostrato repentini incrementi, che sono saliti i tassi a cui il tesoro pubblico di interesse deve corrispondere ai prenditori. E in particolare questo fenomeno si è realizzato a partire da metà luglio dello scorso anno. In Italia il rendimento di BTP decennali ha raggiunto livelli prossimi al 7%, che rispetto all'andamento dei tassi significa mediamente il doppio rispetto alla media dei tassi dei titoli con questa durata. Ciò ha comportato il conseguente innalzamento del costo complessivo di rifinanziamento del debito pubblico.
Il differenziale di rendimento rispetto al Bund tedesco, il cosiddetto spread, che ormai è diventato una parola di uso comune, è passato in pochi mesi da valore inferiore a 200 punti base, cioè 2 punti sostanzialmente di interesse, a valore superiore a 500 punti base. 570 sono stati raggiunti nel mese di novembre dell'anno scorso. Un ampliamento così consistente dello spread è stato il risultato dell'effetto combinato da un lato dell'incremento della percezione del rischio sovrano italiano e dall'altro della cosiddetta flight to quality degli investitori verso i titoli tedeschi considerati più sicuri. Quindi da una parte l'Italia ha maggior rischio, dall'altra la propensione ad avere un tasso di interesse più basso però mettersi al riparo, tanto che siamo arrivati adesso non più, ma siamo arrivati a tassi di interesse negativi corrisposti dalla Deutsche Bundesbank. Quindi uno è disposto a perdere piuttosto di pur di salvare il capitale, che è un significato che la paura è entrata nei mercati, cioè non siamo più al razionale ma è subentrato l'irrazionale. A settembre 2012, dopo le misure anti-spread predisposte dalla BCE, i tassi richiesti sui titoli di Stato italiani si sono ridotti consistentemente. Ieri il valore dello spread si è avvicinato a 300 punti base e anche oggi più o meno siamo lì. Tuttavia le incertezze sull'evoluzione della crisi greca e le difficoltà del governo spagnolo, cui si dibatte anche oggi, sono fonte di tensione nonostante le misure di austerity intraprese dal governo italiano, da ultimo con la legge di stabilità che è stata appena varata la settimana scorsa dal Consiglio dei Ministri. Emerge quindi in tutta evidenza come la dinamica dei rendimenti dei titoli di Stato per i paesi dell'Eurozona rifletta solo in parte il rischio sovrano. Come mostra un recente studio che abbiamo fatto alla Consob, a partire dalla crisi finanziaria 2007-2008, alcuni paesi europei hanno sperimentato una crescente penalizzazione, registrando differenziali di rendimento dei relativi titoli pubblici rispetto al Bund tedesco, differenziali sempre meno guidati dall'andamento dei fondamentali economici. Basta guardare i fondamentali relativi alla finanza pubblica, che da noi tutto sommato sono molto migliori. Basti pensare al deficit annuale, per esempio, rispetto a quelli degli Stati Uniti, ciononostante il rating italiano è diverso dalla AAA che ha, di cui gode l'amministrazione americana. E sono appunto differenziali sempre meno guidati dall'andamento dei fondamentali e sempre più legati a fenomeni di contagio, cioè si inizia a temere che la catena porti una sorta di contagio e quindi aumenta, diciamo, il differenziale della paura. Per l'Italia ciò ha comportato una penalizzazione costante e progressivamente crescente con l'aggravarsi della crisi, fino a raggiungere nella prima metà di quest'anno un sovrapprezzo sui rendimenti dei titoli pubblici stimabili in base ai calcoli che abbiamo fatto, che ovviamente sono perfettibili, però anche la Banca d'Italia ne ha fatti simili, quindi sono abbastanza ragionevoli, un differenziale valutabile intorno ai 180 punti base, cioè se non ci fosse il contagio, diciamo, oggi saremmo a poco più di 100 come spread, qualche mese fa o qualche settimana fa saremmo stati intorno ai 200, che era un valore ragionevole e abbastanza stabile nel tempo. Le istituzioni europee si sono trovate di fronte alla nuova e formidabile sfida da fronteggiare e che impone in primo luogo la necessità di riconquistare un certo livello di credibilità e di ripristinare, come ovvio, la fiducia degli investitori, perché in fondo si tratta di un meccanismo nel quale se non c'è fiducia non si riesce a proseguire. L'azione che fortunatamente è condivisa sia a livello interno sia a livello europeo di risanamento delle finanze pubbliche è il primo passo che si sta effettuando per assicurare la sostenibilità dei debiti pubblici e la stabilità della moneta unica. Taluni hanno parlato di possibilità di dissoluzione dell'euro. Si tratterebbe di un evento traumatico e assolutamente da scongiurare. Infatti provocherebbe conseguenze politiche insostenibili, soprattutto in un mondo così turbolento, quali i rischi di possibile disgregazione di una delle principali aree geopolitiche di benessere e civiltà del mondo, chiave di volta degli equilibri globali. Basti pensare, in queste condizioni del Mediterraneo, con rivoluzioni nella fascia sud, con quello che sta succedendo in Siria, che senso ha abbandonare la Grecia a se stessa? Sarebbe un suicidio politico immane. L'Europa, se vogliamo, un segnale di
di ottimismo deriva anche dal fatto che negli scorsi giorni alla Unione Europea è stato assegnato il premio Nobel per la pace. E questo può significare che proprio la stabilità e la pace valgono assai di più di qualunque misura finanziaria. In fondo la finanza non è che uno strumento, ma non è il fine della vita pubblica e della vita degli individui. In questo contesto, le azioni intraprese dalle istituzioni europee nel corso degli ultimi due anni si sono concentrate, da un lato, sul controllo della stabilità dei conti pubblici dei Paesi membri e dall'altro sul perfezionamento degli strumenti di sostegno dei Paesi periferici in difficoltà. Questo al fine di ristabilire la fiducia dei mercati circa la sostenibilità del debito pubblico europeo. Le misure adottate a livello europeo a sostegno dei Paesi più vulnerabili sono risultate inadeguate a placare le tensioni crescenti sui mercati e a sciogliere il legame tra rischio sovrano e rischio bancario. I fondi di salvataggio europeo, lo European Financial Stability Facility e il successivo European Stability Mechanism, presentano infatti numerosi limiti. In particolare sono suscettibili di determinare in alcuni casi un rafforzamento del legame tra rischio sovrano e rischio bancario. Ad esempio, l'attuale struttura dei due fondi prevede che gli stessi possano intervenire nella ricapitalizzazione di banche, ma che tale intervento non possa avvenire in modo diretto, bensì attraverso il paese di origine della banca in crisi. Questo comporta poi un aumento del debito di quel paese, quindi circostanze negative. Un'ulteriore criticità consiste nelle limitate risorse a disposizione dei fondi di salvataggio, in particolare dopo che il contagio della crisi si è esteso a Spagna e Italia. È chiaro che se i mercati vedono che un plafonamento del tetto di intervento, vanno a vedere fino a quando resiste questo tetto, quindi può anche trasformarsi in un incentivo all'azione speculativa. Va infine ricordato che il rischio di azzardo morale, cosiddetto moral hazard, da parte di Stati sovrani costituisce oggi uno dei problemi più rilevanti nell'Eurozona. Per mitigare questo rischio, gli Stati dell'Unione hanno avviato sin dal 2010 un processo di riforma della governance europea con l'approvazione di misure volte a rendere più rigoroso il controllo dei conti pubblici dei Paesi membri, il cosiddetto six-pack e il fiscal compact. In particolare, il cosiddetto six-pack comporta l'obbligo di recepire nella legislazione nazionale a livello costituzionale regole di bilancio coerenti con quelle fissate in ambito europeo con il patto di stabilità e di crescita. Esse devono prevedere un meccanismo di correzione automatica delle eventuali deviazioni, la cui conformità alle regole comunitarie verrà poi valutata dalla Corte di Giustizia dell'Unione. Il fiscal compact stabilisce invece precisi limiti quantitativi al deficit strutturale degli Stati che l'adottano, che non deve essere superiore allo 0,5% del prodotto interno lordo, e impone agli stessi di intraprendere un preciso cammino di riduzione del rapporto debito-PIL fino al raggiungimento della soglia del 60%, quindi con una riduzione annuale del rapporto debito-PIL pari a un ventesimo della distanza tra il livello effettivo e la soglia del 60%, il che per noi equivale a circa un 3% del PIL di miglioramento del debito ogni anno, cioè malcontati 45 miliardi, che è una cifra alquanto imponente e non facile da conseguire. D'altro canto, la mancanza in Europa di una banca centrale che agisca da prestatore di ultima istanza, come fa la Federal Reserve americana o la Banca d'Inghilterra, alimenta ancora oggi i timori che la crisi di liquidità di uno Stato appartenente all'Eurozona possa sfociare in insolvenza, una sorta di ciclo vizioso di aspettative negative che in qualche modo si autorealizzano. Con l'aggravarsi della crisi del debito sovrano in Europa, il dibattito sul ruolo della Banca Centrale Europea si è così fatto particolarmente intenso, alla luce della necessità di individuare misure in grado di stabilizzare il quadro economico-finanziario. La BCE è intervenuta su più fonti, dapprima abbassando il tasso di riferimento dell'Eurozona, quindi acquistando titoli di Stato sul mercato secondario nell'ambito del Security Market Program e riattivando i programmi di acquisti covered bond sul mercato primario e secondario, e infine effettuando aste di rifinanziamento a 3 anni, durata notevolmente più lunga di quello prevista da tutte le operazioni di rifinanziamento a lungo termine effettuate in precedenza. Ma questo non è bastato. La BCE ha quindi dovuto modificare l'impostazione della propria politica monetaria con qualche tensione, diciamo, all'interno del board della BCE, come noto, predisponendo nello scorso mese di agosto un piano di acquisti sul mercato secondario di titoli di Stato dei paesi dell'Eurozona in difficoltà, questo al fine di calmierare la crescita irrazionale dei relativi rendimenti e di confermare ancora una volta che la moneta unica e il disegno politico dell'euro non sono in discussione.
I dettagli del piano, che prende il nome di Outright Monetary Transaction, sono stati resi noti a settembre con un impatto molto positivo sui mercati. In sostanza, quello che ha cambiato il clima è stata la dichiarazione della BCE di dire che gli acquisti sarebbero stati fatti senza limiti quantitativi a tempo indeterminato. Questo in qualche modo ha voluto dire ai mercati che l'euro non è in discussione e quindi sostanzialmente ha smorzato tutte le speculazioni che in qualche modo scommettevano sulla disgregazione dell'euro. Gli effetti non sono stati immediati, a oggi però sembrano alquanto positivi e destinati ad avere una certa stabilità del tempo. L'attività economica dell'Eurozona, e questo è il problema principale, rimane tuttavia esposta a elevate incertezze e forti rischi al ribasso. Secondo le ultime previsioni del Fondo Monetario, l'Eurozona, che nel 2011 era cresciuta dell'1,4%, dovrebbe registrare nel 2012 una contrazione del prodotto pari allo 0,4%, per poi tornare a crescere lievemente l'anno successivo. Quindi il problema fondamentale, il problema dei problemi, non è tanto un problema di finanza pubblica, ma è un problema di crescita economica. Grazie alle rigorose politiche di risanamento fiscale intraprese nella maggior parte dei paesi dell'Eurozona nel corso dell'anno scorso, il deficit di bilancio in rapporto al PIL è generalmente migliorato. In quest'anno e nel prossimo l'attuazione delle misure restrittive di bilancio contrasterà solo in parte l'impatto del rallentamento dell'attività economica sul rapporto debito-PIL. Da noi nel 2013 e negli anni successivi si dovrebbe raggiungere un saldo strutturale sostanzialmente in linea con l'obiettivo di medio periodo del bilancio in pareggio, quindi sarebbe una novità consistente che forse dall'epoca dell'Ottocento non si raggiunge più nel nostro Paese. Le economie avanzate esterne all'Unione Europea stanno sperimentando al contempo una crescita debole, mentre le economie emergenti stanno attraversando una fase di rallentamento con tassi di crescita del PIL notevolmente inferiori rispetto a quelli a cui ci avevano abituati. Per esempio il Brasile, come dire, sembra essersi, che era uno dei paesi più avanzati, sembra essersi relativamente rallentato. Con particolare riferimento all'Italia, l'attività economica rimane debole principalmente a causa dei problemi connessi alla domanda interna, in termini sia di consumi sia di investimenti. Sulla base delle stime più recenti, la produzione industriale risulta diminuita di circa 1,5 punti nel secondo trimestre di quest'anno, anche a causa del peggioramento delle condizioni di accesso al credito per le imprese. La spesa delle famiglie continua a essere contenuta per effetto della riduzione del reddito disponibile, e sulla base degli ultimi dati Istat il tasso di disoccupazione rimane elevato, siamo intorno al 10,7% rispetto all'8,2% dell'anno precedente. Il livello di indebitamento delle famiglie, pur essendo cresciuto, e questo mostra un po' l'attitudine psicologica, se vogliamo, delle famiglie, il livello di indebitamento rimane inferiore a quello dell'Eurozona e vale circa 65% del PIL, mentre l'Eurozona ha un valore medio intorno al 100%, quindi il debito pubblico complessivo più quello delle famiglie è mediamente più basso, secondo questo parametro, di quello dei nostri paesi partner. Ma la propensione al risparmio, che già era in calo, si è attestata ai minimi storici perché siamo intorno all'8,1%. L'Italia era un paese classicamente di risparmiatori, è chiaro che la crisi erode molto questa attitudine. E il fatto ulteriormente preoccupante è che si assista a un declino degli investimenti esteri che sono passati dal 2,1% del PIL nel 2007 all'1,3% nel 2011. Questo significa in sostanza che il paese diventa meno attrattivo. Tra l'altro le quote detenute dagli investitori istituzionali esteri nelle società quotate italiane, ho detto che le società quotate sono ormai quasi un microcosmo, ma comunque un microcosmo significativo, sono ferme intorno al 6% ormai da 4 anni, quindi un valore molto basso che dà un senso di scarsa competitività internazionale della nostra economia. E quindi in qualche modo bisogna far fronte a questa situazione. Tra le risposte che vi possono essere ci sono quelle dei regolatori europei, che però non sono sempre state efficaci per rimuovere questo tipo di criticità. In alcuni di casi queste risposte hanno rinvigorito i canali di propagazione della crisi, hanno rafforzato la prociclicità già esistente in alcune fondamentali regole del sistema finanziario. Ad esempio i principi contabili internazionali, i cosiddetti IAS, e la disciplina di regolamentazione prudenziale delle banche, la cosiddetta Basilea 2 in prospettiva Basilea 3. È chiaro che le banche devono essere rafforzate nei loro requisiti patrimoniali per evitare azzardo morale e per dare più solidità
a tutte le transazioni all'interno del paese, ma questo rafforzamento in un periodo di bassa del ciclo significa anche, come dire, porre a rischio in alcuni casi la stessa esistenza di alcun componente del sistema bancario, in altri casi comunque restringere, perché a causa della crescita del capitale di dei quartieri dei capitali di sicurezza delle banche, e mettere a rischio la possibilità di espansione del credito e quindi con riflessi negativi su tutto il sistema economico, perché quando le imprese non hanno credito chiaramente non possono sviluppare e quindi ne aumenta la fase negativa del ciclo. Tra l'altro vi è una questione che attiene al valore regolamentare dei giudizi delle agenzie di rating. Voi sapete che il rating è fondamentale per valutare da parte degli investitori se il soggetto in cui si investe è un soggetto potenzialmente redditizio o meno. Le agenzie di rating quindi hanno un ruolo molto importante, però è un ruolo che è rischioso perché è in grado di amplificare la volatilità dei mercati e di conseguenza accentuare le fasi del ciclo, cioè quando il ciclo va male il rating tende a proseguire verso il negativo e quindi quando c'è un downgrading di un istituto bancario questo ne peggiora le condizioni di accesso ai mercati di capitali e a sua volta finisce per indebolire ulteriormente il profilo di rischio. Per questa ragione anche qui è fondamentale affrontare le criticità connesse con i processi di elaborazione e pubblicazione dei giudizi da parte delle agenzie di rating, che spesso, e questo sta diventando un sentiment non più solo a livello di opinione pubblica ma anche di addetti ai lavori, spesso si comportano come parte in causa e non come soggetto neutro, anche perché molte agenzie sono partecipate da fondi che poi agiscono sul mercato. L'interconnessione sempre maggiore tra paesi, settori economici e mercati ha aumentato la possibilità di trasmissione immediata di shock economico-finanziari che possono determinare effetti sistemici rilevanti. Oltre a contagio tra i paesi, i più recenti sviluppi della crisi hanno evidenziato la vulnerabilità del settore bancario a rischio sovrano, perché ormai sono legati, vulnerabilità derivante dai numerosi canali attraverso i quali una crisi del debito pubblico può trasferirsi alle banche. La connessione tra rischio sovrano e rischio bancario rappresenta uno dei problemi principali emersi nella crisi del debito in Europa. Ovviamente si tratta di temi che hanno una difficile soluzione a livello nazionale e l'unico modo per affrontarli con una certa possibilità di successo è quella di affrontarli attraverso una risposta a livello europeo. Noi ci troviamo in una realtà contraddistinta da grandi blocchi continentali, basta pensare agli Stati Uniti, alla Cina, all'India, al Brasile. L'Europa si presenta come un coagulo di 27 paesi diversi, alcuni dei quali hanno una moneta unica, altri che rappresentano come la Gran Bretagna un centro finanziario molto importante, hanno una moneta diversa, le regolamentazioni sono in parte simili, in parte differenze, c'è una sorta di concorrenza tra regolamentazioni tra l'uno e l'altro. È chiaro che un investitore che venga dall'estero ci pensa alquanto prima di andare anche solo a studiare le singole regolamentazioni dei vari paesi europei e finisce per preferire un posto dove i mercati sono più ampi e le regolamentazioni sono uniche. Quindi in qualche modo se non arriviamo a un livello nel quale la regolamentazione uno è assolutamente più semplice e più scarna e più comprensibile e due è omogenea in tutto il sistema in territorio europeo e quindi in qualche modo consente una maggiore conoscenza, lasciando poi ai singoli paesi un enforcement, quello sì, basato sulle esigenze del singolo paese, ma non su una regolamentazione differente, non si riuscirà a fare quell'unificazione dei mercati che può consentire invece di farli crescere e di ampliarli. Insomma, se non si arriva a un livellamento del campo di gioco è chiaro che ci sono vantaggi e svantaggi competitivi nei quali alcuni possono lucrare facendo free rider rispetto ad altri, cosa che già in qualche modo sta succedendo. Tanto più che esiste tutta una serie di prodotti finanziari, basta pensare ai cosiddetti credit default swap, ai cosiddetti CDS oppure al ETF, cioè che sono una sorta di fondi, che consentono regolamentazioni più o meno facili, più o meno lasche e quindi consentono di depistare il risparmio da un posto dove è regolato con maggiore attenzione a un posto dove è regolato con minore attenzione, quindi magari è retribuito un po' di più, ma non è detto che sia assolutamente tutelato meglio.
Tra l'altro, la decisione di proibire talune tipologie di pratiche commerciali o di vietare e restringere la distribuzione di prodotti finanziari nocivi non neutralizza tutti i rischi che emergono in un mercato finanziario strettamente interconnesso a livello mondiale, e questo ne abbiamo avuto sensazione molto chiara soprattutto nel 2007-2008. Gli strumenti a disposizione dei singoli paesi non sono sufficienti e quindi in qualche modo bisogna aggregare anche la legislazione e lo strumentario. In un contesto caratterizzato dall'emergere e dal consolidarsi di poche grandi aree di influenza economico-politica, è auspicabile quindi che l'Europa si ponga come interlocutore unico e coeso sul piano delle politiche economiche e occupazionali. L'attenzione che la nostra authority e quelle analoghe degli altri paesi rivolgono al buon funzionamento del sistema finanziario e ai meccanismi per la raccolta di risparmi in tutte le sue forme contribuisce al rafforzamento dell'Europa nella sua globalità. Insomma, noi non pensiamo che sia giusto agire solo come italiani, ma in un quadro leggermente più ampio. Questa azione si affianca a quella dei governi nazionali, ovviamente, che uniti nella comune priorità di una crescita sostenibile e condivisa, hanno firmato a giugno un patto per la crescita e l'occupazione, comprendente le misure che gli Stati membri dell'Unione Europea dovranno adottare per rilanciare la crescita, investimenti e occupazione e rendere l'Europa sempre più forte e credibile su una scena internazionale sempre più competitiva. Le decisioni del Consiglio Europeo del 28 e 29 giugno scorso vanno in questa direzione, stabilendo la necessità di realizzare una serie di riforme strutturali volte a favorire la maggiore integrazione economica tra gli Stati membri. Queste riforme prevedono, tra altre cose, e questa è una novità importante, la costituzione dell'Unione Bancaria Europea. In linea generale, l'Unione Bancaria dovrà essere costituita da due elementi fondamentali: un sistema europeo di garanzia dei depositi e un meccanismo comune di intervento e risoluzione delle crisi bancarie, e da due elementi strumentali, ossia un sistema centrato di vigilanza prudenziale e un quadro regolamentare comune. Il progetto risponde principalmente all'esigenza di interrompere il ciclo vizioso che porta la crisi del debito sovrano a quella del settore bancario ad alimentarsi a vicenda, e inoltre la costituzione dell'Unione Bancaria favorirebbe la creazione di un piano livellato di gioco per le banche europee e si renderebbe così necessaria per salvaguardare la stabilità finanziaria dell'Eurozona. Se in termini teorici la realizzazione dell'unione bancaria appare in grado di generare questi benefici, in termini pratici tuttavia occorre valutare come essa possa inserirsi nell'attuale assetto dell'Unione Europea in assenza di una piena integrazione finanziaria e fiscale tra i paesi che ne fanno parte. È chiaro che il settore bancario è un settore importante, ma senza un'integrazione anche della regolamentazione dei mercati finanziari e il passo successivo ovviamente dovrebbe essere quello di un'integrazione delle regole fiscali, è solo un pezzo del puzzle che rischia di non sortire tutti gli effetti positivi che potrebbe avere. Quindi è un primo passo, ma il primo passo deve essere seguito dagli altri, altrimenti rischiamo di non avere effetti adeguati. In sostanza, l'illusione nutrita, che molti ancora nutrono, che il risparmio si possa tutelare semplicemente dotandosi di regole le più rigorose possibili, ma spesso scritte sulla carta, è spesso in contrasto con il fatto che l'apertura globale dei mercati e la disomogeneità delle prassi di vigilanza possono vanificare del tutto l'efficacia delle regole e di conseguenza determinare la fuga del risparmio verso piazze finanziarie, per così dire, più amichevoli, se non addirittura a volte incontrollate. Se ciò si avvera, verrebbe meno l'oggetto della nostra tutela, quello che dicevamo all'inizio, cioè il risparmio. Quindi la difficoltà delle scelte a cui sono chiamati legislatori e regolatori consiste proprio in questo, nel trovare, un po' come camminare su una lama di un coltello, trovare una posizione di ottimo tra tutela del risparmiatore e attrazione del risparmio e contemporaneamente garantire un consistente flusso di formazione del risparmio stesso. E qui, da qui ovviamente il fatto che il risparmio attiene anche ai fondamentali del sistema economico. E in questo modo, insomma, in sostanza occorre partire dalla capacità del sistema di creare benessere e quindi di formare risparmio, perché se il risparmio non si forma non ha senso tutelarlo. In conclusione, emerge un quadro economico e politico fortemente evolutivo nel quale la crisi ha comportato la necessità di ripensare a strumenti e obiettivi della nostra azione, come legislatori, regolatori, operatori del mercato, contribuenti e cittadini, insomma sono chiamati in causa tutti.
La crisi ci pone di fronte all'ineludibile necessità di riflettere su scelte ormai consolidate e di verificare ciascuna di esse alla luce della realtà. Il periodo intercorso dall'inizio della crisi è sufficientemente ampio per consentirci di valutare la bontà o l'inadeguatezza delle scelte adottate nel passato, seguendo le lezioni della storia e dell'attualità. Il direttore del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, ci ha ricordato qualche giorno fa che la quasi totalità dei paesi democratici si trova oggi nella rischiosa situazione di aver accumulato un livello di debito troppo elevato. Ciò potrebbe portare taluno a ritenere che sia la democrazia stessa a essere una forma politica pericolosa. La via di fuga verso altri sistemi, come dimostra la storia, non garantisce assolutamente la possibilità di uno sviluppo economico inclusivo. Al contrario, porta inevitabilmente al collasso. Ma non è solo una questione economica. È in primo luogo un tema che tiene alla libertà. Per mantenere la democrazia, che è un anelito insopprimibile dell'animo umano che ha richiesto millenni di storia per poter essere affermata, non vi è altra via che riportarla alle sue origini. Come ci ricordano i coloni americani che si ribellarono alle vessazioni fiscali in Inghilterra alla fine del Settecento, non può esistere tassazione senza rappresentanza. Ciò significa che la spesa pubblica deve essere sostenuta da chi ne ottiene i benefici. In altre parole, essa non può essere posta a carico delle generazioni future attraverso il perverso strumento del debito. Oggi siamo più consapevoli della direzione verso la quale si sta orientando il mondo, ma essere consapevoli non è più sufficiente. Applicando l'antico detto di Luigi Einaudi, che è necessario conoscere per deliberare, chiusa la parte cognitiva, bisogna passare a quella deliberativa. È il momento di scegliere, nella consapevolezza che le scelte di oggi riguarderanno il futuro nostro e dei nostri figli. Tuttavia spesso si ha il timore di compiere scelte radicali e impopolari, ma i piccoli aggiustamenti non fanno cambiare corso all'evolversi degli eventi. Come diceva il poeta latino Tito Lucrezio Caro, non ne modificherebbero il clinamen, e solo da lì bisogna partire, è il momento forse di scelte coraggiose. Grazie. Mille grazie. Penso ci sia il tempo per una domanda o due veloci se qualcuno vuole intervenire. Vai. Today we are discussing about stability in financial markets. My question is regarding the prohibition of short selling equities in regulated markets in Europe. What's your personal view on this critical item? Was it supportive of stability, or was it, I would say, unsupporting? You know, the not exactly the prohibition, but limitation on short selling was adopted by European Parliament, now is a European regulation, is going to be in charge from November the 1st. It's not a real prohibition, but it is a limitation. In fact, if you consider that financial markets are a place in where capitals are changed and savings go to the company. Of course, the financial markets are also a place in which there are people who can gain or lose something, making money transfers and in a way playing with the money. That is useful to make liquidity, but it's not the real core business of financial market. Financial markets are to give supply to the companies. So if there are some, let's say tricks, there are not tricks but something like that, like short selling, who can help to have liquidity, that's okay. But usually in business you don't sell what you do not possess, what you don't have. That's possible in financial market, but it's a good idea not to put some limit on it. The same thing is as to say with the phenomena called high frequency trading.
you know, FX trading is an innovative way to trade, and is made on algorithmic system with the computers, so you can buy and sell in many times every second the same the same shares. And then that's an innovation, okay, for innovation. But if the innovation is not to make an increase in the market, but just to get some earning and damaging the savers, that is not a good innovation. So it's a useful way not to give complete freedom to this kind of phenomenon, but to have some limitation. In fact, it's not an Italian issue, only an Italian issue, because in Italy high frequency trade is not so high. But for instance, in New York Stock Exchange, a frequency trade at a big slice of the market, and the authorities in USA are very concerned about it. And so you also in Europe, they are going to get limitation. For instance, Germany has approved the bill, which is in front of the parliament now, to put severe limits on high frequency trade. And of course, the phenomena is more dangerous in periods in which the market are moving not in an irrational way, but in a very there are very deep movement. So there are, this kind of phenomena are really procyclical. So when the market go up, they tend to create an excessive growth that can make damages. When the market go down, they increase the speeds of decrease, and that of course is a risk. So is a good idea that, for instance, to stop the market at every X number of minutes or of hours, just to reconsider the algorithm and to avoid the major damages of this kind of phenomena. So we are not against financial innovation, but we have to consider clearly the risky effects of financial innovation. For instance, all the derivatives question, it has been a good item for the development of the market. But then now the world is more a financial issue than a productive issue. So we have to consider if this is good or bad. Perhaps the period is so difficult that we have to reconsider the fundamentals of economic life, and we cannot afford to go simply on the highway in which we are simply because we got in. Other question? In Italy, regulations are so binding, I mean, so complicated, and companies have so many difficulties to make to open, for instance, or to administrate. So, is there some reason linked to the attitude of Italian people or what? I mean, is it realistic that we can simplify them in an effective way? Of course it is, but you have to consider that, for instance, in the financial market, there is not only an Italian attitude. If you consider Dodd-Frank Act, it has 2,000 pages, and all of them are not yet implemented after 2.5 years. So perhaps it is a way of acting or a way of thinking all over the world. Of course it is a mistake. Of course it is. Because the more detailed the regulation, that means that the regulator has been in a way captured by the producer. So it makes a tailor-made suit that it suits to this producer or the other producer. That's a mistake because it doesn't suit to the saver, and that's a real mistake.
Above all, you know, the world has increased this level of complexity, not always making it a better world. For instance, if you remember the Moses commandment number 7, who said don't steal, two words, don't steal, in Italian two, in English three, do not, but in Italian two, don't steal. And the actual penal code, Italian penal code, we have many articles on this item of stealing, and it has a complex of 837 words. And you have to wonder if the number of stealings were higher or lower at the Moses times or now. So not we have the idea that with more word we can better regulate the world, but it isn't, it is opposite. And the fact is that we have to reduce the widen of the regulation to make a more friendly environment for companies and for foreign capitals. Thank you. No other. Thank you. Thank you very much.